fangen wir jetzt an mit unserem Nachmittagspanel, wo es um die Autonomie und um den Minderheitenschutz gehen wird, um unterschiedliche Kontexte auch von Minderheiten. Und ich darf jetzt gleich, damit wir gleich ins Thema einsteigen können, das Wort übergeben an unseren ersten Referenten, an Francesco Palermo. Er ist äh, ordentlicher Universitätsprofessor für vergleichendes Verfassungsrecht an der Universität Verona und Leiter des Instituts für vergleichende Föderalismusforschung äh, hier bei Eurac Research und äh, beschäftigt sich äh, in seiner Forschung eben hauptsächlich mit den Themen ähm, auch der Autonomie. Ähm, er ist auch Präsident der International Association of Centers for Federal Studies und äh, Constitutional Advisor des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarates ähm, sowie äh, Vizepräsident äh, des wissenschaftlichen Beirates der EU-Grundrechteagentur. Äh, ähm, Do la parola subito al nostro primo speaker, Francesco Palermo, Professore ordinario di diritto costituzionale comparato äh, presso l'Università di Verona e direttore ähm, dell'Istituto di studi federali comparati äh, quale, orac. The floor is yours. Catarina. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Bene, cerchiamo di recuperare un pochino di tempo, non sono sicuro di quanto. Um, io mi aggancerò al discorso che molto bene ha fatto Josef Marco ieri, eh, cercando di eh, sviluppare un po' alcuni dei concetti che lui ha già espresso in modo eh, un po' calato al discorso intorno al diritto delle minoranze e al diritto delle autonomie. L'obiettivo è fare un po' di chiarezza eh, concettuale su questi eh, ambiti e anche di fare un po' di eh, chiarezza terminologica nella terminologia politica che eh, viene utilizzata soprattutto in Alto Adige dove eh, i concetti di autonomia e di tutela delle minoranze sono molto spesso usati come sinonimi. No? Eh, il problema è che la confusione concettuale eh, ogni tanto produce delle conseguenze anche sul piano normativo, perché eh, ogni superficialità di diagnosi può anche condurre eh, a delle terapie sbagliate. Pensiamo al dibattito che c'è in alto Adige e che chi conosce la realtà sa bene tra l'autonomia etnica e l'autonomia territoriale, su questo arriverò tra un attimo, aspetta che forse mi metto un orologio, così ho guadagnato questo minuto di introduzione. Bene, allora è chiaro che autonomia etnica ed elemento territoriale sono due elementi. Eh, entrambi fanno parte del modello statutario, no? ma sono tasselli diversi dello stesso mosaico eh, da cui appunto si vede. Eh, il mosaico è composto da tante tessere, questo modello complesso, eh, che sono di carattere sociale, di carattere politico, storico, culturale, economico, geografico, eccetera, eccetera. Una parte molto consistente di questo modello, come si sa, è eh, di tipo giuridico, perché la convivenza qui è, che è stata creata Attraverso una forte normativizzazione. Il mosaico è vero, si vede nel complesso e quindi ovviamente ci sono elementi di autonomia, elementi di tutela delle minoranze e poi si ha un quadro d'insieme, ma limitarsi a vedere il quadro d'insieme è un po' come fare i turisti: no? si passa davanti, si vede l'immagine, ah che bella e andiamo avanti. Chi invece si occupa più professionalmente di studiare il sistema, di mantenerlo di pulirlo, qualche volta di fare manutenzione, integrarlo, ripararlo, eccetera, deve anche saperlo scomporre e quindi è molto importante tenere questi due concetti distinti. Eh, perché i piani vengono sovrapposti? Mm? Eh, ci sono tanti motivi eh, per cui si tende a fare confusione e non soltanto in Alto Adige. Eh, un primo motivo endogeno che riguarda eh, L'Alto Adige è proprio quello che accennavo prima, questo dibattito stantio e che io trevo, temo sia veramente fuorviante eh, tra l'autonomia eh, etnica e l'autonomia territoriale, perché questo dibattito ha un sotteso politico anche molto forte. No? Eh, chi dice autonomia etnica dà eh, volontariamente o meno una connotazione proprietaria, questa autonomia è proprietà del gruppo tedesco e, o ladino eh, per il quale è stata creata. No? e chi invece sottolinea l'elemento territoriale eh, vuole implicare la stessa dignità dei gruppi, eh, sia giuridica, e questo è ovvio dal punto di vista dello statuto, ma anche dal punto di vista storico, politico, eccetera. No? Ma in ultimo anche l'autonomia territoriale, se ci pensiamo, è una richiesta di tipo proprietario. La logica è sempre la stessa, non è soltanto vostra, è anche nostra questa autonomia, ma è sempre una questione di chi la possiede, c'è un gruppo che è titolare ed è proprietario di una serie di diritti. Appunto il dibattito è proprio mal posto perché eh, l'impianto dell'autogoverno Riguarda ovviamente sia l'autonomia territoriale sia la tutela delle minoranze. Cito quello che ha detto ieri molto bene Günther Pallaver, me lo sono segnato, ha parlato di Normen des Minderheitenschutzes im Rahmen der territoriale in autonomia, esattamente quello di cui parliamo. Ci sono ovviamente tutte e due. Allora è incontrovertibile che eh, l'autonomia dell'Alto Adige sia nata a scopo etnico, e su questo mi, non mi sembra neanche il caso di dover tornare troppo. no? Ehm, L'autonomia è stata concessa a un gruppo, e basta leggere il testo dell'accordo De Gasperi-Gruber, e la dimensione territoriale è lo strumento utilizzato per assicurare questa autonomia di gruppo. Quindi si sarebbero potute utilizzare anche delle altre tecniche, in parte tra l'altro ci sono anche, a partire dall'autonomia personale dei gruppi. Eh, ma si è scelta l'opzione territoriale no? perché è più efficace, almeno appunto in presenza di eh, una minoranza nazionale che sia maggioranza nel territorio eh, e perché questo è tutto sommato la soluzione che dà meno fastidio dal punto di vista del rispetto della concezione giuridica occidentale, in base alla quale il paradigma è dato dal principio di maggioranza. I diritti delle minoranze sono complicati perché richiedono di derogare al principio di maggioranza. Se invece tu scomponi eh, il territorio attribuendo il principio di maggioranza ad un territorio nel quale la minoranza diventa maggioranza, non hai dato nessun fastidio al principio del costituzionalismo occidentale tipico del processo di maggioranza e hai in qualche modo garantito i diritti della minoranza. Okay. Funziona, ma certamente non è l'unica eh, modalità possibile. No? Il testo dell'accordo del Gasperi Group dice proprio che eh, bisogna assicurare agli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano completa uguaglianza eccetera eccetera e al punto 2 stabilisce che dice proprio letteralmente alle popolazioni delle zone sopradette è concesso l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo uh, autonomo. Eccetera, quindi l'autonomia, il potere legislativo, esecutivo e così via è concesso alla popolazione, non al territorio. Questo è molto, molto chiaro. L'unico limite è quello territoriale, cioè all'interno di, di quel territorio. Quindi, in chiave storica, non c'è alcun dubbio che c'è prima la tutela delle minoranze in questo territorio e poi eh, l'autonomia, la, che è lo strumento ancillare per ottenere questa tutela, d'accordo? Dal punto di vista giuridico è un pochino più complicata la faccenda, è un po anche un po' diversa. Perché allora la radice etnica, diciamo, eh, rimane comunque, ma lo statuto disciplina poi eh, sia l'organizzazione dell'autonomia, le competenze, le istituzioni, le procedure, eccetera, sia i diritti legati specificamente ai gruppi. Attenzione, ai gruppi, non alle minoranze. Mh? Eh, perché in realtà la parola minoranze nello Statuto appare soltanto due volte all'articolo 4 eh, in cui si richiama la tutela delle minoranze come limite all'esercizio della competenza legislativa statale ehm, che deve essere appunto considerata anche nella dimensione della tutela delle minoranze e poi all'articolo 98 che prevede la possibilità del Presidente Teoricamente anche della regione, quella delle provincia, eh, di impugnare leggi e atti aventi forza di legge dello Stato, previa deliberazione del rispettivo Consiglio per violazione dello statuto, e questo normale, diciamo, succede in tutte le altre regioni, ma anche del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. Questo è interessante perché eh, c'è un motivo di impugnazione aggiuntivo rispetto a quelli ordinari che riguarda proprio la tutela di queste due minoranze, non dei gruppi. No? Ehm, è una norma speciale che consente appunto di eh, utilizzare, direi, lo spirito di una disposizione legislativa nazionale come criterio di interpretazione. Cioè se si ritiene che una norma nazionale possa eh, avere un effetto negativo per la tutela di queste due minoranze, allora è possibile eh, impugnarla. Mm? Ehm, ovviamente... L'utilizzo poi di questo strumento è stato pressoché nullo, um, ho trovato pochissimi casi, in realtà soltanto significativa la, la sentenza 242 dell'89 della Corte Costituzionale che eh, ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato tra l'altro in base all'articolo 98. Eh, contro il criterio di indirizzo e coordinamento previsto dalla legge 400 dell'88, quella per i, non per i non giuristi italiani, quella che riguarda l'organizzazione della presidenza del Consiglio dei Ministri. Basta, tutte le altre disposizioni eh, in realtà parlano... Ehm, di gruppi quindi quello che riguarda i diritti linguistici ehm, i diritti all'istruzione la rappresentanza negli organi nelle amministrazioni cioè i tipici diritti di minoranza sono in realtà declinate come diritti di gruppi e non come diritti eh, delle minoranze e valgono quindi per tutti e tre eh, i gruppi quindi lo statuto contiene norme che disciplinano l'autonomia altre che regolano i diritti dei gruppi e sostanzialmente una, l'articolo 98, che riguarda la tutela delle minoranze in senso stretto. Allora, ripeto, non si possono leggere le disposizioni statutarie fuori dal contesto no? e quindi eh, ovviamente non si può dimenticare che tutto l'apparato eh, dell'autonomia è eh, orientato in origine alla tutela. Delle minoranze tedesca e ladina, tedesca per statuto per accordo di Gasperi Gruber e ladina poi per estensione statutaria. Ma quando si aumenta un po' lo zoom, la precisione dell'analisi, si vede in realtà che si tratta di materiale giuridico molto diverso. Abbiamo questi tre elementi, quantomeno. Tutto necessario, ovviamente, a costruire lo strumento, ma non per questo possiamo pensare che sia la stessa roba, non lo è. Poi ci sono delle ragioni di tipo esogeno, cioè che non riguardano soltanto l'Alto Adige, ma eh, il modo in cui anche nella dottrina si guarda al rapporto tra gruppi e territori. Ed è un tema studiato eh, molto eh, ampiamente, ehm, molto più studiato in realtà dalla prospettiva degli studiosi di diritto delle minoranze che dagli studiosi del federalismo. E questo per tanti motivi, insomma, soprattutto perché gli ordinamenti federali classici, che a mio avviso inspiegabilmente ancora eh, danno la matrice degli studi in questa materia, basati su ordinamenti storicamente antiquati dagli Stati Uniti, eh, la Germania in parte, la Svizzera, il Canada, anche quelli dove c'è eh, un elemento eh, etnoculturale molto forte, comunque sono nati con l'impostazione di una gestione di territorio senza considerare l'aspetto del gruppo e quindi questa eh, linea di ricerca è stata mh, portata sempre avanti, per cui si è data poca importanza a questo aspetto. Ma anche qui, se guardiamo meglio, non possiamo dimenticare il fatto che il territorio è l'ambito spaziale di applicazione delle norme e quindi... Per poter identificare una minoranza abbiamo sempre bisogno di un criterio territoriale. Io ho una citazione di un certo Roberto Tognatti di un eh, 1994, una cosa citatissima eh, che eh, non potrai più sentire ma che leggo eh, perché è veramente molto chiara da questo punto di vista che dice le minoranze in quanto tali non esistono. Un gruppo sociale può essere immaginato trasformarsi in minoranza nel momento in cui, sulla base di un elemento di riferimento comune e unitario, entra in relazione con un altro gruppo, il quale viene a costituire la maggioranza in un dato territorio. No? Quindi una minoranza è data dalla somma di fattori quantitativi, numerici, qualitativi, quindi la posizione dominante, eh, ovviamente all'interno di un territorio di riferimento. Anche il mondo intero è un territorio, comunque non si esce dalla dimensione territoriale. Quindi ci sono ovviamente approcci molto diversi, no? più o meno intensi nel considerare questo rapporto proprietario di un gruppo rispetto ad un territorio. Eh, ma in ogni caso gli strumenti giuridici per la tutela delle minoranze sono comunque sempre e tutti territoriali. Anche gli strumenti non territoriali, paradossalmente, perché comunque si applicano ad un ambito territoriale. Mm? Ovviamente il grado di interiorizzazione di questo rapporto di proprietà tra gruppi e territori può variare. Mm? Ehm, pensiamo alla questione della denominazione dei luoghi, uno dei temi che a me sempre affascina: perché un luogo si chiama così? Si chiama così perché è. Eh, è il nome di quel territorio oppure per la popolazione che abita quel territorio. Chi ha dato il nome? Nasce prima l'uovo o la gallina? Eh, il land, stan, eh, eccetera, eccetera, sono eh, derivazioni di espressioni di proprietà oppure il nome del popolo eh, viene da quel territorio? In ogni caso, diciamo è un legame che c'è eh, fin dalla formazione del linguaggio. No? Quindi. Quello che si potrebbe chiamare il paradigma implicito alla base di questo rapporto tra territorio e gruppo, è, eh, e che ovviamente influenza anche le norme, eh, è quello per cui i territori sono proprietà di un gruppo. Può esserci un legame di proprietà molto intenso, meno intenso, più eh, etnicamente connotato, più civicamente connotato, ma comunque da lì diciamo eh, non, non si esce. Allora, Um, sì. Bene. Il punto è che se c'è questo rapporto proprietario, più o meno forte, più o meno visibile, il rapporto è sempre etnico e quando l'autonomia territoriale viene prevista, questa è intesa... Più o meno sempre come eh, autonomia per un gruppo piuttosto che autonomia del territorio di insediamento di quel gruppo. E questo spiega perché il tema del rapporto tra gruppi e territori è in prevalenza studiato eh, da coloro che studiano le minoranze piuttosto che da quelli che studiano i territori, diciamo così. Ma come ha detto Josef Marco ieri ehm, non è più attuale questo tipo di approccio, semmai lo è stato, no? perché non si può Pensare ad una etnicità monolitica, non perché non si possa pensare all'idea di, un, di una proprietà di un gruppo su un territorio, perché questo, come ho cercato di dire, in qualche modo è implicito anche quando non, non è voluto. Il problema è pensare che il gruppo sia omogeneo, perché questo non riflette semmai a riflesso, ma certamente non riflette più eh, la realtà. E quindi eh, nemmeno tutte le sfumature all'interno del gruppo proprietario del territorio. No? Pensiamo adesso alle prospettive di genere, eh, all'età, eh, alle condizioni sociali, religiose all'interno di un gruppo linguistico, linguistico all'interno di un gruppo religioso, eccetera, eccetera. No? Eh, e potrei raccontare molte storie divertenti di come questa cosa si declina quando bisogna andare a dire al leader eh, rom, della comunità rom nei Balcani, che la priorità non è necessariamente il seggio garantito, per lui essenzialmente nel Parlamento, ma che bisogna rappresentare la pluralità all'interno del gruppo, la cosa comincia a creare eh, diciamo dei, dei problemi. Va bene? Allora, perché è importante che siano distinti questi piani? Quando ho appena detto, beh, tutto sommato eh, l'intreccio è molto forte, perché, pur essendoci Appunto, pur essendo due concetti conviventi, come ho messo anche nel titolo e il, te il termine ovviamente è eh, voluto con riferimento anche alla, alla provincia di Bolzano, ehm, si tratta comunque di una convivenza diciamo più o meno stretta, ma questo non significa che il conferimento di poteri di autogoverno in un territorio ad un gruppo possa esaurire l'ambito dell'autonomia. E qui viene secondo me la parte poi più interessante di queste considerazioni. Cioè, abbiamo detto normalmente c'è questo legame, qualche volta implicito, qualche volta un po' più esplicito. Ma se facciamo l'errore di pensare che l'autonomia sia soltanto la garanzia di uno o più gruppi, non sfruttiamo il potenziale che l'autogoverno di un territorio può offrire. E questo mancanza di sfruttamento può essere molto controproducente proprio per l'obiettivo primario di tutelare la minoranza. Perché ehm, alla fine ehm, questa, questa sovrapposizione tra eh, autonomia e eh, minoranza rischia di limitare il potenziale della gestione delle diversità nelle società complesse, perché porta a replicare i paradigmi proprietari degli Stati nazionali in contesti più piccoli. E quello che si può dire già era assurdo nel eh, XIX secolo, lo Stato nazionale era una finzione, pensiamo quanto possa essere una finzione la regione nazionale nel XXI secolo. Quindi è una logica, diciamo, che sicuramente non può funzionare. La eh, territorialità come forma di controllo più o meno assoluto di un gruppo su un territorio, è, forse è sempre stata, ma oggi sicuramente ancora di più, è una risposta troppo semplice per un problema che è molto più complesso, anche perché praticamente è impossibile identificare un territorio senza creare nuove minoranze al suo interno. No? La logica dell'autonomia territoriale come strumento per la tutela delle minoranze, infatti, è proprio trasformare le minoranze in maggioranze o almeno in minoranze più considerevoli, più numerose, eh, perché in questo modo la volontà del territorio eh, autonomo espressa con gli strumenti eh, maggioritari ehm, viene a coincidere con la volontà della maggioranza del gruppo di quel territorio. Ed è una soluzione che in alcuni casi paga, e certamente l'esperienza dell'Alto Adige è un esempio eh, di questo genere, ma che consente anche di risolvere il problema della integrità territoriale degli stati ehm, e anche come dicevo di non dover derogare al criterio maggioritario che eh, è un problema per il costituzionalismo occidentale. Quindi l'autonomia per un gruppo consente di fornire una tutela senza dover ricorrere in modo strutturale alla previsione di eh, strumenti molto complicati per il trattamento differenziato dei gruppi in base alle loro caratteristiche differenziali, quindi etniche, linguistiche, religiose, eccetera, eccetera. Quando queste regole diventano necessarie, pensate al power sharing, eccetera, ehm, che troviamo molto anche nella provincia di Bolzano, si tratta comunque di regole eccezionali e di stretta interpretazione. Quindi se si usa, e questo è il messaggio principale che vorrei dare, eh, l'autonomia come strumento di tutela per un gruppo, si pongono paradossalmente le basi per contraddire la stessa natura dei diritti delle minoranze, che è quella di un diritto differenziale, perché si vuole trasformare la minoranza in maggioranza ed applicare alla maggioranza il principio maggioritario, no? e quindi può essere per l'appunto la logica di una riserva indiana e quindi anche tendenzialmente controproducente. Secondo motivo per cui può essere controproducente è che questa soluzione, quando funziona, funziona per casi molto limitati. E come vediamo dall'esperienza dell'Alto Adige, essenzialmente quando ci sono due condizioni, la compattezza territoriale del gruppo e la compattezza politica dello stesso gruppo. Quando manca una di queste due condizioni la cosa non funziona. Ma anche quando funziona ci sono tutta una serie di altri fattori di diversità che sono la maggiore sfida in realtà per il diritto delle differenze. Ne parlerà penso anche Roberta dopo. No? È uno strumento, l'autonomia territoriale, poco adatto per le minoranze religiose, per quelle di genere, per quelle prodotte dall'immigrazione, eccetera, eccetera. Quindi l'autonomia territoriale per le minoranze fa certamente parte dello strumentario del diritto delle differenze, ma a differenza di quanto si tende normalmente a pensare, ehm, non rappresenta un elemento importante di questo diritto delle differenze, ma un elemento abbastanza marginale, perché vale per pochissimi casi. Il diritto delle differenze richiede strumenti differenziali, è molto più complicato di così, no? eh, tra cui in particolare l'autonomia non territoriale, che non a caso eh, è uno strumento a cui si fa ricorso molto più spesso perché non crea problemi dal punto di vista dell'integrità territoriale dello Stato, non crea problemi dal punto di vista del principio maggioritario e eh, evidentemente eh, mantiene quella logica proprietaria però soltanto su determinate materie, quelle personali, culturali, eccetera. Quindi direi autonomia oltre le minoranze, questo è lo slogan che direi, cioè il motivo, l'altro motivo grande per cui tenere distinti i piani dell'autonomia territoriale e della tutela delle minoranze è la necessità di sfruttare a pieno le potenzialità dell'autonomia territoriale, che riferendosi ad un territorio nel suo complesso è in grado di ehm, beneficiare tutti coloro che ci abitano, maggioranze o minoranze che, che siano e non a caso la tutela appunto dei territori nasce eh, con una logica diversa da quella della tutela dei gruppi. Poi negli ultimi tempi, soprattutto nell'ultimo ciclo di costituzioni, dopo l'89, vediamo il ricorso a forme di autonomia variamente declinata usata quasi esclusivamente per tutelare determinati gruppi, per concedere autonomia territoriale e autogoverno a determinati gruppi. Però in realtà eh, non dobbiamo dimenticare che l'autonomia è anche qualcosa di più di questo. Ed è una tecnica di, di gestione della complessità, ehm, comprese eh, alcune, come si è visto, non tanto numerose forme di complessità etnoculturale per alcune minoranze territorialmente insediate, ma che va molto oltre, appunto, questo. Allora, l'autonomia territoriale ha eh, vantaggi che vanno molto al di là dell'autogoverno delle minoranze o della protezione delle differenze etnoculturali, perché se un ente territoriale è in grado di governarsi bene, non è sempre il caso, lo diceva bene Roberto Bignieri, ma se questo succede può essere diciamo, un potenziale più ampio per tutti. No? Inoltre l'autonomia è un meccanismo di rafforzamento della democrazia, perché divide territorialmente il potere e quindi impedisce la concentrazione di questo potere e obbliga alla collaborazione. Quindi più è efficiente il sistema di governo, meno è probabile che i diritti delle minoranze vengano trascurati, vengano schiacciati. Insomma, è più probabile che un utilizzo a tutto tondo dell'autonomia di un territorio possa beneficiare i gruppi insediati in questo territorio di quanto invece un'autonomia per un solo gruppo o più gruppi ma a livello appunto di tutela di un gruppo possa beneficiare il territorio del suo insieme chiudo perché dico ci vorrebbe una diversa semantica dell'autonomia perché il discorso mainstream sull'autonomia e la tutela delle minoranze a partire dalla loro appunto sovrapposizione un po' fuorviante eh, richiede di guardare le cose in modo un po' più articolato e non soltanto certamente in alto adige. Questa narrazione del rapporto gruppo-minoranze è ancora troppo statica, autoreferenziale, troppo semplificata e purtroppo gli studiosi tendono a guardare la questione da prospettive separate e difficilmente le si mette insieme. C'è ancora questa logica un po' vesfaliana no? per cui lo Stato-Nazione e la Regione-Nazione finisce per limitare, come ho cercato di dire, il potenziale dell'autogoverno come strumento di sviluppo territoriale e può essere invece superata guardando più da vicino i territori piuttosto che i gruppi. Cioè lo strumento, in, il momento in cui si possono rincontrare eh, autonomia e minoranze è appunto su un piano più alto, non l'autonomia per un gruppo, ma l'autonomia come strumento di sfruttamento massimo delle potenzialità di un territorio che beneficia poi tutti quanti. Si può sfruttare meglio la convivenza tra i due concetti senza dimenticare che sono diversi e sfruttare entrambi gli strumenti per ciò che meglio possono fornire, cioè la tutela delle minoranze come generatore di diritti differenziati e dunque diversi dalla regola della maggioranza che è una cosa assolutamente indispensabile, l'autonomia come fattore invece di sviluppo del territorio eh, e di coloro che lo abitano e che si basa tendenzialmente sul principio eh, maggioritario. L'autonomia può essere insomma la chiave per il futuro dei diritti delle minoranze più di quanto possa essere il contrario. Questo è il punto secondo me cruciale. Cioè eh, se si vuole tutelare la, le minoranze lo si può fare certamente attraverso l'autonomia, ma non per l'autonomia per... Questo gruppo di persone o questo gruppo di persone. L'autonomia, in quanto strumento di autogoverno e di promozione di tutti coloro che lo abitano. Il, il futuro mi sembra che appartenga più all'autonomia che eh, alla tutela delle minoranze. Ehm, è qualcosa di più di un meccanismo di eh, tutela delle minoranze, ma serve appunto a gestire eh, un territorio. Allora, ehm, una più chiara distinzione anche da parte degli operatori tra questi concetti può evitare il rischio di indebolire entrambi. Um, questa, e con questo ho finito, um, è un'immagine abbastanza cara ai comparatisti, perché eh, ci fa capire eh, che in realtà spesso abbiamo a che fare con delle convenzioni, delle finzioni, il che va bene. Se noi prendiamo il mondo, il mappamondo a tre eh, dimensioni e lo spalmiamo su due dimensioni, quello che vediamo di solito è l'immagine a destra. Abbiamo, siamo, abitu a sinistra, siamo abituati a questa immagine. No? Se invece, però, vediamo cosa, come si apre davvero il planisferio, è così allora ehm, possiamo benissimo essere d'accordo e continuare a, a, a utilizzare il termine autonomia anche in questo territorio, come? se si intendesse la tutela delle minoranze. Però dobbiamo sapere che è una finzione, una convenzione, è quello, ma la realtà in realtà è questa qui ed è un pochino più complicata. Um, ho parlato di autonomia territoriale, entra Efraim Nimmi che è un grandissimo esperto di questo e speriamo di poterlo coinvolgere nella discussione. Grazie. Grazie mille, Francesco, per il tuo intervento molto interessante, che sicuramente poi ci darà anche tantissime possibilità di discutere e di approfondire nella discussione. Adesso eh, do subito la parola al nostro prossimo relatore, che è connesso online. Ehm, faccio una brevissima introduzione: Jens Wölke, professore ordinario in diritto costituzionale comparato presso la facoltà di giurisprudenza e la scuola di studi internazionali all'Università di Trento ed è fa anche parte ehm, dell'Istituto eh, dei Studi Federali Comparati. Ehm, passo subito la parola e poi sentiamo ehm, la relazione di Jens su i ladini come minoranza nella minoranza. Eh, grazie mille, eh, spero che eh, mi sentiate. È possibile condividere, ehm, o meglio, eh, potete magari far vedere voi la, ehm, la slide che ho mandato? Possibile? O, o provo a farlo io? Non sì. è niente di spettacolare, ma eh, fate voi? Allora intanto mi posso, scusare, eh, mi posso scusare per non essere lì, ieri ero eh, con voi e, e, e mi dispiace davvero tantissimo, ma eh, forse sarebbe più divertente, sicuramente più divertente, eh, al posto della mia relazione, raccontare le varie avversità che mi hanno colpito, eh, ma eh, probabilmente eh, non è questo il momento e il luogo. Eh, ich eh, mache, mache auf Deutsch weiter. Eh, Francesco, habt ihr geschafft, herzlichen Dank. Okay, perfekt. Also es ist nichts, äh, nichts Besonderes, aber eben auch wie Francesco es äh, zeigt, die, die Be Betrachtung einer Karte hilft häufig und äh, ähm, die Dinge im, im richtigen Licht zu sehen. Und ähm, ich glaube auch, dass mein, äh, meine Ausführungen sich jetzt sehr gut äh, an das anschließen, was Francesco gerade gesagt hat. Es ist praktisch eine Art Case-Study zu dem, was Francesco gesagt hat, die Beziehungen zwischen Gruppen und, dem, äh, und Gebieten oder Gebiet die Besitzansprüche, äh, die er genannt hat, und auch die, die Spannungen zwischen ethnischer und territorialer Autonomie oder Dimension der Autonomie. Mein Thema, die Ladiner Minderheit in der Minderheit. Äh, also ich habe ein Fragezeichen äh, dazu gesetzt, denn ansonsten ist das natürlich absolut Ausdruck der südtiroler Sicht der Dinge, äh, die, äh, die Ladiner im Endeffekt als eine Art äh, Unter... Gruppe der deutschsprachigen Minderheit in der Minderheitensituation und der Autonomiesituation gewöhnt ist zu sehen. Insofern, das ist die herkömmliche Betrachtungsweise. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass natürlich seit dem Gruber de Gasperi-Abkommen und, und vorher seit dem Faschismus im Endeffekt die, die Lösung des Konflikts zwischen Italien und den deutschsprachigen Südtirolern im Mittelpunkt steht, im Mittelpunkt der Minderheitenrechte, die dann garantiert werden und auch der territorialen Autonomie, dann im Mittelpunkt der Organisation in zwei Provinzen im, im zweiten äh, Statut, das wir eben mit den 50 Jahren hier äh, dann auch äh, äh, dessen Jahrestag wir, wir begehen. Für die Ladiner bedeutet diese Zäsur des zweiten Autonomiestatuts zunächst mal eine deutliche Verbesserung ihrer Rechte, insbesondere der Südtiroler Ladiner, aber gleichzeitig, und das ist der Punkt, den ich hier heute machen möchte, einer der Punkte, aber auch eine Fortsetzung und Vertiefung der Dreiteilung Ladiniens mit den unterschiedlichen Garantien in den drei Provinzen Südtirol, Trentino und Belluno. Nach nachfolgender Entwicklung nach dem zweiten Autonomiestatut waren auch insgesamt alle positiv, haben aber auch zur Folge, dass sich die Dreiteilung äh, weiter äh, konsolidiert. Und äh, das ist der Punkt. Insofern könnte man fragen, ob, äh, wenn man sagen kann, mit der Streitbeilegungserklärung wurde die Südtirol-Frage, also der Konflikt zwischen Österreich und Italien gelöst, ob eben auch die Ladina-Frage, soweit es eine überhaupt gibt, heute gelöst ist. Und ich werde also jetzt versuchen, wie Sie hier auf dem auf der, auf der Folie sehen, äh, ich habe so ein bisschen gespielt mit, mit Licht und Schatten. Ich hoffe, das äh, gibt ein bisschen eine Idee. Also über, über eine kurze Einführung dann äh, in die Lage der Südtiroler Ladiner, in der Autonomieentwicklung, so einen kurzen Überblick. Dann äh, unter dem Titel Schattenspiele, die äh, Aufwertung praktisch der Südtiroler-Ladiner äh, zu äh, echten Mitspielern im Konkordanzdemokratischen System. Und gegenüber dann Licht und Schatten, Trentino und Belluno. Und am Schluss vielleicht einige Perspektiven äh, für ähm, das, was Francesco auch in seinem Vortrag am Schluss angesprochen hat: Alternativen auch zu zur dieser Verengung des Blicks auf die reine territoriale. Autonomie und deren Situation. Ich möchte nur ganz kurz, das ist allgemein bekannt, daran erinnern, dass die Ladiner seit dem, seit 15, seit, seit dem 16. Jahrhundert, seit 1511 und bis zum Ersten Weltkrieg in, der, in ihren Tälern in Österreich-Ungarn vereint waren dass sie genauso wie die deutschsprachige Gruppe auch Opfer der Assimilierungspolitik äh, wurden und dann eben in diesem Rahmen auch in drei verschiedene Verwaltungsgebiete aufgeteilt wurden. 1923 Provinz Trient davon abgespalten, dann Belluno und 1927 die Provinz Bozen. Auch wurden die Ladiner von der Option äh, betroffen. Mussten also auch optieren, sind aber ebenso wie die deutschsprachigen Südtiroler nur zu kleinsten Teilen äh, tatsächlich dann umgesiedelt. Wir haben heute etwa äh, 4,5 Prozent Ladiner in, der, äh, in, in Südtirol, also äh, etwa. 20.000 äh, Personen. In, in Trient haben wir etwa 3,5 Prozent, etwa 8.000 im, im Fassertal und insgesamt 18.000, die sich als Ladiner erklärt haben, mit den unterschiedlichen Modalitäten der äh, Volkszählung im, im Trentino. Und in, äh, in den anderen Bereichen gibt es also keine offiziellen Daten, aber man schätzt, das sind so 3.500 Sprecher äh, ungefähr. Also man spricht immer so von zwischen 30.000 und 50.000 äh, Personen in, äh, als Dolomiten-Ladiner. Äh, die italienische, ich komme zum zweiten Punkt, also jetzt der Autonomieentwicklung. Die italienische Republik hat natürlich sofort nach dem... Ähm mit, mit ihrer demokratischen Verfassung, aber schon vorher letztendlich mit dem Gruber-de-Gasperi-Vertrag ein Umdenken klargemacht im Vergleich äh, zum, zum Faschismus und äh, eine demokratische Politik mit Schutz der Minderheiten, Artikel 6 als der Verfassungsgrundsatz. Äh, interessant ist, sind zwei Dinge. Äh, das eine, äh, dass ähm, die völkerrechtliche Grundlage der Autonomie, die im Gruber-de-Gasperi-Vertrag äh, festgeschrieben ist, nur für die deutsche Sprachgruppe gilt, weil die Ladiner dort nicht erwähnt werden. Obwohl dann, das ist auch ganz überraschend, die ladinische Bevölkerung in Artikel 87 des ersten Autonomiestatuts trotzdem genannt wird und auf diese Art und Weise auch rechtlich anerkannt wird, also gewissermaßen im Schatten der deutschen Minderheit, einschließlich einer Garantie des ladinischen Unterrichts in den Grundschulen und Gemeinden, eine Art Mindestschutz bezüglich Ortsnamengebung und so weiter. 1951 wird es dann durch eine Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut klargestellt, dass auch die ladinische Sprachgruppe eine solche ist, eine Sprachgruppe. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass die Dreiteilung Ladiniens fortbesteht. Und zwar in deutlichem Gegensatz zur Umlegung einiger Gemeinden mit deutscher Bevölkerungsmehrheit aus der Provinz Trient nach Südtirol, welche bereits im Gruber de Gasperi-Abkommen äh, vereinbart war. Äh, ich komme damit zum, zum zweiten Punkt, so zur, zur Dämmerung sozusagen, weil da jetzt Licht auf die ladinische Frage geworfen wird, äh, insoweit als das Paket, als politische Kompromisslösung. Praktisch den Pariser Vertrag neu interpretiert und neue Durchführungsbestimmungen äh, festlegt und hier auch Maßnahmen zugunsten der Ladiner enthält, obwohl eben, wie gesagt, diese im Pariser Vertrag gar nicht erwähnt sind. Bereits in der 19er-Kommission war ein ladinischer Vertreter, der jedoch keine Vorbehalte in irgendeiner Art und Weise äh, geäußert hat. Und dann hat letztendlich die SVP in ihrer Landesversammlung, das ist auch bekannt, für beide Minderheiten äh, die politische Ab, äh, Annahme des Paketes abgestimmt, wobei allerdings auch vorher einige Versammlungen, zwei Versammlungen in Kovara und St. Ulrich äh, äh, stattgefunden haben, wo auch die ladinischen Vertreter sich für das Paket ähm, äh, äh, ausgesprochen haben. Äh, Im Paket sind verschiedene Maßnahmen genannt, von denen eine, nämlich die Vertretung in den Organen, wahrscheinlich eher als Autonomiemaßnahme zu verstehen ist und insofern auch gedeckt ist äh, vom Pariser Vertrag, während die anderen Maßnahmen zugunsten der Ladiner, die eher Minderheitenschutzfragen betreffen, eben äh, streng genommen vom, äh, vom Pariser Vertrag nicht gedeckt sind, sondern sozusagen eine Ergänzung sind, da Italien aber nicht dem widersprochen hat, sondern das hingenommen hat, gelten eigentlich seit dem Paket äh, diese Rechte auch als völkerrechtlich abgesichert. Äh, das Gleiche gilt auch äh, für ähm, die, das Verhältnis ähm, das Verhältnis zu, zu Österreich, weil äh, Österreich äh, letztendlich äh, eine Schutzfunktion, wie wir wissen, über die deutsche Sprachgruppe ausübt, die äh, sich durch diese äh, Hinnahme Italiens der Minderheitenrechte im Paket letztendlich dann weiter auch auf die Ladiner erstreckt. Und diese Teilhaberechte der Ladiner werden also dann in Zukunft auch dadurch gewahrt, dass eben ausdrücklich auf die ladinische Sprachgruppe auch bei den Konsultationen im Falle von Änderungen des Autonomiestatuts Bezug genommen worden ist. In, Im Inneren sind die Ladiner nun äh, Auto, eine, eine echte Sprachgruppe und werden auch insoweit aufgewertet und auch die Rechtspersönlichkeit der Sprachgruppen anerkannt. Äh, das gilt für die Zusammensetzung von Gremien, das gilt für die Möglichkeit einer nach Sprachgruppen getrennten Abstimmung im Landtag, das gilt für äh, die eventuelle Verfassungsbeschwerde äh, der äh, Sprachgruppe. Die Ladiner haben außerdem eine garantierte Vertretung im Südtiroler Landtag nach Artikel 48 äh, Absatz 2. Und hier äh, geht die Bedeutung als Gruppe sogar so weit, dass sie das Recht äh, auf eigenständige politische Vertretung auf ethnischer Grundlage einschließt oder zumindest das Verbot für den Gesetzgeber, die politische Vertretung einer Gruppe durch Wahlgesetzgebung zu verhindern, als Folge des bekannten Urteils 356 von 1989. Äh, 1989 schon 98 des italienischen Verfassungsgerichtshofes, äh, weil eben äh, die Einführung einer 5 schwelle für Trient oder einer Schwelle in Höhe des natürlichen Quotienten für die Provinz Bozen äh, de facto die Möglichkeit einer eigenständigen Vertretung einer ethnischen ladinischen Liste im Regionalrat verhindert hätte, weil sie eben unterhalb der, äh, der Wähler, der potenziellen Wähler äh, gelegen hätte. Ich gehe jetzt nicht weiter durch die weiteren Vorschriften, Zugang zum öffentlichen Dienst, Schulsystem, da ist gestern drüber gesprochen, Regelungen des Sprachgebrauchs. Das sind alle äh, Dinge, die äh, im Autonomiestatut äh, bekannt werden, äh, äh, verab äh, garantiert werden und letztendlich durch, äh, damit auch äh, durch die Absicherung im Paket äh, zum völkerrechtlichen Mindestschutz inzwischen dann äh, zu zählen sind. Und äh, der, die definitive Absicherung dieses Besitzstandes der Autonomie, dieses Akki, wenn wir wollen, des, der Autonomie, erfolgte dann nämlich durch den Notenwechsel im Rahmen der Streitbeilegung. Äh, Matthias Haller in einer bemerkenswerten Diskussion, äh, Dissertation hat das als Quantensprung für die Verankerung der Paketautonomie ähm, ähm, genannt. Und äh, hier haben wir nun also diesen Autonomiekonsens zwischen Italien und Österreich, der, Auto, äh, der, der ausdrücklich auch die Ladiner Einschließt. Im Gegenlicht, da komme ich zum, äh, zum äh, letzten Punkt der Autonomieentwicklung. Die jüngsten Entwicklungen sind die Verfassungsreform 2001 und das Ladiner Verfassungsgesetz äh, 2017. Äh, hier äh, im Gegenlicht, weil eben jetzt äh, sich die äh, Stellung der Ladiner in Südtirol als Sprachgruppe äh, immer weiter äh, verstärkt. Insbesondere äh, kann den Ladinern auch in Abweichung vom ein Sitz in der Regionalregierung zuerkannt werden oder in der Südtiroler Landesregierung. Dann gibt es das Verfassungsgesetz äh, Nummer 1 von 2017, äh, das eingebracht worden ist, äh, ich zitiere, mit dem Ziel, den Schutz der ladinischsprachigen Minderheit weiter auszubauen und die Beteiligungs- und Vertretungsrechte der ladinischen Sprachgruppe an die Garantien der beiden anderen Sprachgruppen anzupassen. Also eine Anpassung ähm, an, die, äh, an die Situation als gleichberechtigte Sprachgruppe in Südtirol. Da gibt es Sondersitzungen, äh, die möglich sind zur Behandlung von ladinischen. Fragen und der Rechte der ladinischen Minderheit, ein Stellvertreter des Landeshauptmanns, dann die Frage der Stellvertretung oder der Präsidentschaft in öffentlichen Körperschaften von Landesbedeutung, das getrennte Abstimmen nach Sprachgruppen in, der, in Haushaltsfragen, die Ausdehnung des ethnischen Proports. Also gibt es eine Reihe von Rechten, die letztendlich bis auf ganz wenige Ausnahmen die Ladiner praktisch gleichstellen mit den anderen beiden großen Sprachgruppen, einschließlich der Öffnung der Zwölferkommission, in der nach der neuen Formulierung drei Mitglieder vertreten sind, die der deutschen oder der ladinischen Sprachgruppe angehören. Und äh, hier ist ein, ein Punkt, der völkerrechtlich eventuell heikel ist, weil äh, natürlich äh, dieses oder äh, unter Umständen die Rechte der deutschsprachigen, die garantierten Rechte der deutschsprachigen Minderheit. Schmälern kann. Dies war eben Gegenstand eines ausdrücklichen Briefwechsels auch zwischen dem italienischen Ministerpräsidenten und dem österreichischen Bundeskanzler. Letztendlich ist das aber als völkerrechtskonform zu qualifizieren, weil äh, auch die beiden Minderheitenvertreter äh, oder die beiden, die Vertreter der beiden Minderheiten, muss man sagen, komme ich gleich noch drauf, äh, als auch die Zustimmung Österreichs dazu erfolgte, sodass das äh, also äh, im Endeffekt diese wenn man so will, Großzügigkeit der deutschen Sprachgruppe kein, kein Problem ist. Äh, dann Schattenspiele, die Mitspieler im Südtiroler Konkordanzdemokratischen System. Äh, ich hatte gesagt, fast ein gleichberechtigter Mitspieler sind die Ladiner äh, als Sprachgruppe inzwischen geworden. Und wir haben gestern das Power-Sharing-Modell von Arend Leiphardt mehrfach zitiert und sind das durchgegangen. Das tue ich deshalb hier nicht. Wichtig ist, dass hier das Wählerverhalten eine ganz wichtige Rolle spielt und in Südtirol über viele Jahrzehnte, das ist auch gestern schon gesagt worden, eine eindeutige und geschlossene politische Vertretung der Minderheiten garantiert hat. Und zwar die überwältigende Mehrheit bis in die späten 60er Jahre für die SVP als einzige Minderheitenpartei im Landtag. Dann in den 70ern die ersten Oppositionsparteien, aber bis 2003 immer noch absolute Mehrheiten. Innerhalb der SVP gibt es aber, und die SVP bezeichnet sich selbst als Sammelpartei der deutsch- und ladinischsprachigen Südtirolerinnen und Südtiroler aller sozialen Schichten. Innerhalb der SVP gibt es eine SVP-Ladinia und es gibt eigene Gebietsausschüsse. Wobei interessanterweise Gadertal und Gröden eigene Ausschüsse sind. Äh, und dann gibt es einen ladinischen SVB-Verbindungsausschuss, äh, der eben da äh, eine Stimme äh, der Ladiner innerhalb der SVP äh, garantiert. Äh, aufgrund ihrer geringen Größe hat die ladinische Sprachgruppe meist nur den, den garantierten Sitz im Landtag, von dem vorhin schon die Rede war. Es gab eine Zeit lang die Liste Ladins, die tritt aber seit 2018 nicht an. Auf kommunaler Ebene gibt es auch Bürgerlisten, da ist das ein bisschen vielfältiger. Interessant ist auch die Frage, wie die politische Vertretung der äh, ladinischen Sprachgruppe nach außen stattfindet. Und hier ist die Frage natürlich, ob die beiden südtiroler Minderheiten, deutsche Sprachgruppe, ladinische Sprachgruppe, dies gemeinsam oder getrennt tun. Natürlich würde man davon ausgehen, dass mit getrennten Interessen vielleicht. Da eine getrennte ähm, Vertretung stattfindet. Das ist aber nicht der Fall. In der Praxis wurde das Einvernehmen äh, nicht getrennt betrachtet. Ausnahmsweise ja im Verfassungsgesetz 2017, aber da ging es eben auch nur um die Rechte der Ladiner im Endeffekt. Äh, und äh, das ist äh, von daher auch eine interessante Frage, weil die Ladiner, wenn sie getrennt äh, befragt würden, natürlich auch ein Vetorecht beanspruchen dürften, was eine ganz interessante Konstellation zumindest wäre. Jetzt komme ich zum vierten Punkt, Licht und Schatten, die Ladina im Trentino und im Belluno, also der Versuch jetzt über diese Konsolidierung der Südtiroler Ladiner als eigene Sprachgruppe äh, mit einer Kombination aus äh, Personalprinzip, Sprachgruppe und Territorialprinzip, Sonderregelung, Dreisprachigkeit und andere Schule, die nur in den ladinischen Gemeinden territorial gelten, äh, überzublenden auf die beiden ladinischen Gruppen. Äh, denn nach Artikel äh, außerhalb der, der Provinz äh, Bozen, dann nach Artikel 102 des Autonomiestatutes, wird von, da wird von allen Ladinern gesprochen und deren äh, Mindestrechten. Und hier kommt es eben darauf an, ob wir in, in Südtirol sind oder in, äh, in, in der Provinz Trient. Und äh, da haben wir eben äh, zunächst mal seit dem, äh, der Verfassungsreform, äh, dem Verfassungsgesetz Nummer 2 2001, den, äh, den dem Fassatal vorbehaltenen Sitz für die Wahl zum Trentiner äh, Landtag. Und dieser stimmt eben mit dem Siedlungsgebiet der ladinischen Sprachgruppe überein und, und erleichtert, nicht garantiert, aber erleichtert zumindest die Wahl eines ladinischen Vertreters. Also reines Territorialprinzip. Ähm, die, äh, durch die Verabschiedung des Verfassungsgesetzes Nummer 1 2017 ist überraschenderweise auch für die Provinz Trient eine äh, Verbesserung eingetreten, weil der kommunen General de Fascha als übergeordnete Körperschaft äh, den ladinischen Gemeinden äh, a, verfassungsrechtlich sogar anerkannt worden ist. Nun müssen Kompetenzen übertragen worden. Das ist ein Prozess, der äh, doch im Gange ist und äh, sehr große Probleme bereitet, aber eine interessante und weitere Stärkung des Territorialitätsprinzips. Es gibt im Jahre 1993 erste Durchführungsbestimmungen zum Schutz der ladinischen Versentaler und zimbrischen Bevölkerung und dann eben das berühmte Landesgesetz Nummer 6 von 2008 mit einer sehr detaillierten Regelung von Rechten der drei. Äh, Gruppen im Trentino in ihren jeweiligen Siedlungsgebieten vor allen Dingen, aber auch deren Vertretung. Die Vertretung ist meistens über die Organe der kommunalen Selbstverwaltung, also territorial organisiert. Und äh, es gibt seit ganz langer Zeit, schon seit den späten 80er Jahren, äh, eigenständige Kulturinstitute, die äh, als kulturelle Zentren der jeweiligen Gruppe eine wichtige Rolle in der, in der Praxis äh, spielen. Ganz kurz zur Situation in Belluno. Hier haben wir im Regionalstatut keine Bestimmung über Sprachgebrauch, Verwendung des Ladinischen im Schul- oder Unterrichtswesen. Wir haben äh, zwei Regionalgesetze äh, und äh, insbesondere das Regionalgesetz Nummer 73 äh, 1994, welche äh, Förderung der sprachlichen und äh, kulturellen Minderheiten äh, zum Inhalt hat, insbesondere durch finanzielle Unterstützung, was zur Folge hat, dass sich also der, die überwiegende Mehrheit der Gemeinden in Belluno als ladinische Gemeinde definiert hat, um an entsprechende Zuschüsse zu kommen. Ansonsten findet zum Teil das äh, staatliche Minderheitenschutzgesetz äh, Anwendung und die Lage der Ladiner bleibt insoweit schwierig, äh, weil äh, im Schulbereich ausgebildete Lehrer geeignetes Unterrichtsmaterial fehlen und eben auch die finanzielle Situation nicht gut ist unter dem Stichwort Enrosadira habe ich äh, versucht vielleicht so nach dem Motto Bello ma irraggiabile die Perspektiven einer kulturellen Einheit Ladiniens ähm, auszuleuchten äh, also neben dem äh, Südtiroler Personalprinzip kombiniert mit dem Territorialprinzip oder dem Trentiner Territorialprinzip äh, und das ist äh, nicht meine Idee sondern das findet sich also natürlich in verschiedenen Schriften aber vor allen Dingen ist es auch in den beiden äh, Autonomie-Reforminstitutionen, dem Südtiroler Autonomiekonvent der 33 und der Trentiner Consulta diskutiert worden. Beide haben natürlich den großen Nachteil, dass äh, ihre Ergebnisse äh, natürlich äh, nur auf dem Papier stehen und ansonsten nicht weiter. Verwendet worden sind. Und der zweite große Nachteil, den sie während der Beratung hatten, war, dass äh, für die Südtiroler, soweit ich mich erinnern kann, am Ende der Beratung für die Trentiner so also fast mittendrin das äh, Verfassungsgesetz zu den Ladinern äh, verabschiedet worden ist und bis vorher schon diskutiert worden ist. Also zum Beispiel äh, eine Reihe der wenigen Vorschläge, die der Südtiroler Autonomiekonvent zur Lage der Ladiner gemacht hat, ist bereits äh, über das Verfassungsgesetz von 2017. In, äh, umgesetzt, zum Beispiel die Haushaltsgarantie, die Vertretung in den paritätischen Kommissionen. Dann hat es eine Reihe von Streitpunkten gegeben in Südtirol und interessant ist, dass es ein, eine Übereinstimmung mit der Trentiner Konsulta und da hat es auch, ähm, auch diskussion und Dialog gegeben, gibt, äh, dass, man, äh, ich, äh, dass man, ich zitiere, die Förderung einer gemeinsamen Plattform für alle Mitglieder der Gemeinschaft der Dolomiten Begrüßt und dass es konsensfähig ist und dass ein, dass ein besonderes Interesse an Maßnahmen besteht, die darauf abzielen, die Ladiner der Gemeinden Buchenstein-Vordom, Versailles-Koll und heiden am Petz -Ampiz zu fördern. Das ist der Südtiroler Konvent. Die Trentiner Consulta hat sich in ihrem Abschlussdokument ausdrücklich auf das gemeinsame Sprach- und Kulturerbe der Dolomitischen. Dolomiten-Ladinischen Gemeinschaft bezogen und äh, vorgeschlagen, unter anderem einen Rat der Dolomiten-Ladinischen Kulturgemeinschaft zu errichten auf Regionalebene, in dem aber alle ladinischen Talschaften in einem einzigen beratenden Organ vereint und vertreten sind. Äh, das ist also ähm, die, äh, die Vision des Enrosidira äh, äh, in Wirklichkeit ist natürlich die Frage, wie realistisch ein solches Szenario ist, und, und das müssen vor allem natürlich die Ladiner selbst beantworten. Ich habe hier zwei Beispiele, die ich bringen möchte: einmal ein kulturelles und einmal ein territoriales. Ein Beispiel für die Schwierigkeiten äh, im kulturellen Bereich stellt das Projekt Spell dar. Ich habe mir also nochmal äh, diese, diese Idee aus den 90er Jahren angeschaut, das war auch ein konkretes Projekt, eine ladinische. Äh, Kompromisssprache als, als sozusagen Basisstandardsprache äh, zu erarbeiten. Da hat es also eine Grammatik gegeben, ein Wörterbuch und äh, intensive Studien. Äh, in dieser Sprache hätten sich alle Sprecher des Ladinischen wiedererkennen können, ohne auf ihre eigene Identität verzichten zu müssen. Das war der Anspruch. Äh, aber die einheitlichen Regeln und Normen, insbesondere was die Schriftsprache angeht, hätten einen großen Vorteil für die Nutzung des Ladinischen als Amtssprache und in den Schulen bedeutet. Ähm, da hat es allerdings dann äh, ein abruptes Ende gegeben, 2003, äh, weil, äh, so wird das zumindest in der Literatur beschrieben in einem Beschluss der südtiroler Landesregierung auf Vorschlag des damaligen ladinischen Landesrates Musner Grödnerisch und Gardertalerisch als offizielle Varianten des ladinischen in Südtirol anerkannt wurden und das hat natürlich von Seiten der Befürworter dieser Standardsprachen der Leute, die an diesem Projekt gearbeitet haben, heftige Kritik hervorgerufen sozusagen als vollendete Tatsachen und dann zur Resignation geführt. Und wirft natürlich die Frage auf, wie realistisch eine solche kulturelle Zusammenarbeit im gesamten dolomitisch-ladinischen Sprach- und Kulturraum ist und sein kann. Das zweite Beispiel äh, ist das Referendum für eine Verlegung aus der Region Venetien in die autonome Provinz äh, Bozen-Südtirol der Gemeinden äh, der Provinz Belluno, Cortina d'Ampezzo, Fodom äh, und Col. Äh, äh, entsprechend 132 der italienischen Verfassung. Kann so eine Umgliederung äh, nach Anhörung der Regionalräte erfolgen, wenn eine Mehrheit der betroffenen Bevölkerung sich in einem Referendum dafür ausspricht, was in dem Fall fast 80 Prozent getan haben bei einer Beteiligung von über 70 Prozent? Äh, es hat dann heftige Debatten vorher und nachher gegeben, inwieweit die völkerrechtliche Verankerung der Südtirolautonomie davon beeinflusst ist, bis hin zu Fragen der Finanzierung, auch Kritik daran dass die Initiative nur dazu diene, dass man in den Genuss finanzieller Rechte und äh, von äh, finanziellen Ressourcen äh, kommt, äh, die den Südtiroler-Ladinern bereits garantiert sind. Äh, es ist aber nie zu, einem, äh, zu einer, einer, einer Durchführung äh, hinterher oder einem weiteren Verfahren gekommen. Es gibt zwei Urteile des italienischen Verfassungsgerichtshofs, die den konsultativen äh, Charakter, den beratenden Charakter dieses Referendums betonen das Ermessen des staatlichen Gesetzgebers und äh, praktisch die Unzuständigkeit und deshalb dann auch Unzulässigkeit eines Rekurses der Gemeinden. Nachdem das Referendum durchgeführt ist, ist eben das Verfahren nicht mehr ihres und insofern äh, ist diese Initiative im Sande verlaufen. Äh, nach dem Scheitern aber dieser Initiative, wenn wir wollen, von unten zur territorialen Umgliederung bleibt pragmatisch jedoch die Alternative, über bestehende Verwaltungsgrenzen stärker zusammenzuarbeiten. Da gibt es die Lia di Comuns Ladins, eine Vereinigung der 19 Gemeinden um den Sellerstock, die wahrscheinlich auch deutlich stärker als bisher für eine Koordinierung und Zusammenarbeit der ladinischen Gemeinden genutzt werden können, so man das so wollte. Also insgesamt, ich fasse zusammen, insgesamt eine positive Ent Gesamtentwicklung. Für die Südtiroler-Ladiner, vor allem auch für die Trentiner Ladiner, Ladiner äh, weniger für die Belluno. Äh, insbesondere die äh, völkerrechtliche Anerkennung und das verbriefte Schutzniveau für die Südtiroler-Ladiner, die sogar äh, praktisch ohne einen Kind State zu haben, nun einen Staat haben, der für sie eine Schutzfunktion ausübt und über sie wacht. Innerstaatlich wurden die Rechte der Ladiner insbesondere im zweiten Autonomen Statut verankert und dann insbesondere in dem Verfassungsgesetz Nummer 1 von 2017. In den 70er Jahren wurde noch von einem Adoptionsverhältnis der Ladiner zur deutschsprachigen Minderheit gesprochen. Heute kann man sicher sagen, dass die ladinische Eigenständigkeit unbestritten ist, jedenfalls institutionell als Sprachgruppe, vielleicht weniger. Wenn man sich das enge Verhältnis mit der deutschen Sprachgruppe im politischen Bereich anguckt und äh, ihre Vertretung durch die äh, deutschsprachige und ladinischsprachige Sammelpartei ähm, im Trentino haben wir gesehen, dominiert das Territorialprinzip, das weiter gestärkt worden ist durch den Kommunen General de, de Fascha als übergemeindliche Körperschaft. Das steht auch ein bisschen im Widerspruch zu, den, äh, zu der Tatsache, dass die beiden ladinischen Täler in Südtirol zu verschiedenen Gebiets, äh, Entschuldigung, Bezirksgemeinschaften äh, gehören. Ähm, insgesamt, und damit komme ich wirklich zum Schluss, scheint die ladinische Frage damit für Südtirol äh, wohl gelöst, insgesamt aber weiter offen. Äh, ich habe eben auch nach dem, was Günter Pallava gestern in seiner Eröffnung gesagt hat, die Idee eines Kondominiums auch nach, äh, nach Dingen gesucht, eben hier ein paar Perspektiven zu sehen und äh, für Roberto Tognati, der von Francesco vorhin zitiert worden ist, Illa es ne esistono, ma la questione solo in Alto Adige, Südtirol, o anche Herzlichen Dank und nochmal Entschuldigung, dass ich nicht direkt in der, in der Halle bin. Ja, vielen Dank äh, Jens Wölk für die Perspektiven auf die kleine Minderheit oder die Minderheit in der Minderheit, wie wir gehört haben. Und ich glaube, es waren hier auch einige ähm, interessante Dinge dabei, die uns jetzt äh, zum Thema Diversität bzw. Minderheiten in noch weiteren ähm, Kontexten führen werden mit äh, unserer dritten Vortragenden. Ähm, adesso andiamo alla terza relatrice di questo pomeriggio. Um, Roberta Meda che è Senior Researcher e Research Group Leader all'Istituto eh, sui diritti delle minoranze, qua l'Eurac, eh, giurista internazionale specializzata, specializzata in questioni di minoranze e eh, diversity management. E oggi ehm, ci parlerà anche qui eh, delle nuove sfide dell'autonomia che abbiamo già sentito adesso anche eh, nelle relazioni di Jens e Francesco e soprattutto sull'argomento dell'immigrazione e di minoranze e integrazione. Benissimo, grazie mille Caterina. Devo inforcare, indossare gli occhiali perché ho qualche anno più del secondo statuto di autonomia, per cui <ride> necessito di occhiali. Ecco, e sento di... Uh, avere una qualche responsabilità rispetto a questa tematica che è stata, come dicevi appunto anche tu Caterina, ripresa eh, da alcuni diversi relatori che mi hanno preceduto, inclusa Elisabetta Alber nel suo bel intervento di apertura. Eh, come è noto, le, eh, diciamo, il, la celebrazione di oggi, appunto di, di quest'anno, è dedicata al secondo statuto e eh, né il primo né il secondo statuto di autonomia eh, si sono in realtà occupati in modo specifico della migrazione internazionale. Perché, come è noto, la principale eh, preoccupazione dei due statuti era il, il rapporto fra i gruppi linguistici. Tedesco, ladino e italiano, e il rischio della cosiddetta ingegneria demografica, quindi l'uso del fattore demografico per modificare gli assetti di potere e di influenza, e questo era rappresentato principalmente dalla mobilità interna, quindi dalla migrazione dal resto d'Italia. La migrazione internazionale ha effettivamente cominciato a manifestarsi in modo significativo nel territorio altoatesino solo a partire dagli anni 90, con arrivi che poi di anno in anno sono aumentati progressivamente. E tratto peculiare dell'Alto Adige in materia di flussi migratori internazionali, politiche sull'integrazione eh, è sempre stato: ehm, diciamo eh, mh, che analogamente ad altri ambiti le sue istituzioni, la politica, i corpi intermedi, la società civile si sono sempre trovate a svolgere un ruolo di cerniera fra due mondi, il nord e il sud, quindi al di qua e al di là del Brennero. E quindi da un lato l'Alto Adige si è sempre rapportato, si è dovuto rapportare in qualche modo all'Italia che in materia di politiche sull'integrazione è sempre stata caratterizzata dalla pressoché mancanza di una forte e coerente ideologia a livello centrale, diversamente da altri stati europei come ad esempio la Francia con le sue politiche sulla laicità e l'assimilazione, la Gran Bretagna con il comunitarismo e il multiculturalismo, la Germania anche con le sue politiche sui Gastarbeiter. A differenza di questi stati, l'Italia si è invece caratterizzata semmai da un susseguirsi di coacervo di leggi, circolari, ordinanze, regolamenti, che hanno reso il sistema estremamente complesso e farraginoso e a tratti persino contraddittorio e incoerente. Un sistema che, eh, forse, ha avuto come unica costante quella delle continue sanatorie che si sono succedute nel tempo, sia dai governi di destra che di sinistra e eh, che se da un lato hanno fornito all'esecutivo, al mondo dell'imprenditoria e anche alla società civile, perché ricordiamo eh, l'ultima eh, sanatoria sulle badanti ad esempio, eh, che ha dato delle soluzioni pragmatiche a tante situazioni di irregolarità, dall'altro hanno dato la percezione di un sistema di ingressi basato su un'imprescindibile fase, almeno iniziale, di irregolarità, che poi col tempo viene sistematicamente sanata. Uh, parallelamente a questo, sempre in Italia, ed è importante per questo ruolo dell'Alto Adige, uh, vero motore di integrazione in Italia um, sono stati e sono tuttora gli enti locali, soprattutto i comuni di piccole e medie dimensioni, il ruolo degli imprenditori e dei sindacati che hanno giocato un ruolo cruciale nel gestire e governare i processi di mobilità delle persone con il loro carico di diversità. Quindi se di un modello italiano di integrazione si vuole parlare possiamo parlare di un modello dal basso delle realtà territoriali di medie e piccole dimensioni che grazie a politiche di integrazione mirate rispetto alle esigenze specifiche del territorio sono sempre state in grado di sostenere con maggiore efficacia i processi di inclusione rispetto invece a grandi agglomerati metropolitani con strutture amministrative complesse, farraginose, una vita frenetica e competitiva, con rapporti sociali spesso anonimi e eh, con relazioni umane meno immediate. Dal lato opposto del confine abbiamo l'Austria, principale paese di riferimento per le politiche di integrazione in Alto Adige, soprattutto negli ultimi tempi in cui leggi e linee guida, almeno negli ultimi anni, sono state fortemente ideologizzate sul filone già presente in molti paesi del nord Europa di un'integrazione ai limiti dell'assimilazione, quindi basate su valori considerati come categorie fisse e immutabili, con evidenti fini utilitaristici di politica interna politiche volte più a rassicurare un elettorato preoccupato per i continui, anche legittimamente, per i continui arrivi di migranti e profughi e la possibile erosione del welfare nazionale, piuttosto che volto a costruire una società integrata e coesa. Quindi in questo ruolo di eh, ponte, di cerniera fra nord e sud, l'Alto Adige, come dicevo, si è sempre trovata ad essere fortemente influenzata dalle politiche eh, sull'integrazione dell'Italia e dell'Austria, ma non solo essere influenzata, ma esserne anche a volte condizionata, frenando così, sebbene indirettamente, anche quelle spinte e quelle forze propulsive creative, innovative necessarie a progettare specifici modelli di gestione dei processi di integrazione che tengano conto delle specificità del territorio. E quindi in questo contesto ci chiediamo quale, ed è questo l'oggetto della presentazione mia di oggi, quale bilancio si può trarre dalle politiche adottate nel corso di questi ultimi anni, degli ultimi decenni in Alto Adige in materia di eh, migrazione internazionale e processi di integrazione, e, se è possibile e in quali termini, progettare in modo collegiale una terza via altoatesina in materia di inclusione, che sia alternativa all'Italia e all'Austria colga, che coniughi gli aspetti più positivi di questi modelli, uh, ma che si rapporti alle peculiarità e punti di forza del territorio. Uh, vi darò innanzitutto un quadro generale molto rapido, una veloce car carrellata di queste tappe. Um, come ho detto all'inizio, appunto la migrazione internazionale uh, comincia uh, a manifestarsi in modo significativo e automatico agli inizi degli anni 90. È caratterizzata soprattutto, e questa è una specificità appunto dell'Alto Adige rispetto a altre regioni d'Italia, eh, da arrivi dalla Germania e dall'Austria. Eh, la seconda fase, dal 94 al 2006 all'incirca, eh, si caratterizza per eh, arrivi che derivano dalla caduta del Muro di Berlino e dalle guerre nella Ex-Jugoslavia. Terza fase 2007-2014 eh, Uh, ci sono arrivi uh, derivati dall'aumento, de, diciamo, dall'adesione di nuovi stati membri che uh, appunto citava il, il collega Gabriele stamattina e dalle regole della libera circolazione. Um, e poi l'ultima fase uh, che coincide, diciamo, inizia dal 2015 fino ai giorni nostri, coincide con l'aumento invece dell'arrivo di profughi e rifugiati uh, richiedenti asilo, per lo più. Quindi quella cosiddetta fase, diciamo fase che viene denominata la crisi dei rifugiati, come spesso viene definita con una vena securitaria, eh, con arrivi dall'Africa eh, centrale, Medio Oriente, Siria, Pakistan, ma anche appunto Pakistan, Afghanistan e Bangladesh. Um, questo diciamo, è la, eh, il quadro, vediamo che al 2021 i dati più recenti eh, registrano una presenza di popolazione straniera residente pari al 9,5% rispetto alla popolazione residente e un punto percentuale più alto rispetto all'Italia, dove, come è noto, nel sud Italia, eh, vista la situazione dell'economia, ha invece dei numeri di eh, popolazione residente più bassa rispetto al centro e nord Italia. Um, e uh, sulla destra vedete appunto la composizione delle nazionalità appunto al, al 2021 dove vedete che il primo, uh, la prima comunità più numerosa è quella albanese seguita e come dicevamo prima da questa specificità da uh, arrivi del secondo posto la Germania e un'altra specificità se vogliamo è quella della Romania che invece nel resto d'Italia è primo, prima comunità, prima comunità più numerosa, addirittura al 22%, invece eh, qui in Alto Adige è pari a circa sotto il 7%. Um, ovviamente il dato sull'Ucraina eh, tenderà a crescere, eh, come, come possiamo immaginare. Per quanto riguarda la composizione eh, femminile è eh, superiore al 50%, eh, ma ci sono grandi differenze eh, in base alle nazionalità. Eh, sempre in questo quadro generale che vi voglio dare alcuni dati che ci fanno capire, eh, che servono per eh, farci capire quanto è radicata la comunità straniera sul territorio altoatesino e vediamo che eh, la quota di alunne, eh, alunni stranieri eh, sul totale degli iscritti è pari a circa il 12% con grandi differenze come è noto fra scuola di lingua italiana e di lingua tedesca, per non parlare della, scu della scuola di lingua ladina, eh, ma la, il dato interessante è che più del 60% di questo 12% sono nati in Italia eh, e questo è un segno di forte radicamento. Altro indicatore che spesso viene utilizzato per misurare eh, la, la, il radicamento al territorio è il numero eh, di permessi di soggiorno di lungo periodo che come è noto garantiscono un trattamento, una condizione per molti aspetti equivalente a quello dei cittadini italiani. E vediamo che in alto Adige, grazie anche a, eh, per lo più direi, ha una situazione economica molto positiva e dinamica e quindi con una forte attrattività occupazionale supera eh, appunto la quota del 50%. E, e altresì noto che la sulla distribuzione del territorio la, popolaz la popolazione straniera è maggiormente concentrata nelle aree urbane, soprattutto a Bolzano. E questo incide anche sul quarto punto, cioè quello della conoscenza della lingua, perché eh, da eh, diversi studi, anche recenti, si registra appunto un'alta eh, percentuale fra chi possiede una buona padronanza della lingua italiana, mentre si registrano percentuali molto più basse fra chi invece possiede una buona conoscenza del tedesco. Per quanto riguarda l'appartenenza religiosa, eh, a, a, diciamo, a dispetto delle false percezioni, eh, la quota più eh, diciamo maggioritaria eh, effettivamente di persone che professano la religione cristiana, eh, mentre, questi almeno eh, stime del 2016, eh, mentre la religione islamica eh, viene professata dal eh, 40%. Um, tenuto conto di eh, tanti studi eh, condotti sul territorio, fra i quali quelli di Apollis, vedo che c'è qui Herman, Herman Hatz, ma anche l'Università di Bolzano, con studi di Dorotizzine, tanto per citarne una, e anche da noi, da Eurac Research. Eh, ho voluto invece ehm, presentarvi e eh, eh, parlarvi di questi indicatori, molto brevemente, di questi indicatori del CNEL, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che è questo ente sopravvissuto alla furia referendaria di Renziana Memoria, eh, che eh, da tanti anni conduce questo, questo studio e in diverse province italiane fra le quali anche la provincia appunto di Bolzano e questi, eh, questo set di indicatori del CNEL tiene conto di tre gruppi tematici cioè l'attrattività territoriale quindi la capacità di un'area di attrarre e trattenere anche la popolazione straniera in modo stabile quindi con la percentuale ad esempio fra, fra questi indicatori c'è la percentuale dei, per, dei permessi di soggiorno di lungo periodo um, l'inserimento sociale che eh, misura il livello di accesso eh, a beni e servizi di welfare come casa, istruzione superiore e misura anche il grado di radicamento eh, al tessuto sociale misurato in base alla conoscenza della, della o delle lingue ufficiali, l'acquisizione della cittadinanza, ricongiungimenti familiari. E poi l'ultimo gruppo tematico è l'inserimento occupazionale, che misura il grado ma anche la qualità. Della partecipazione di cittadini stranieri al mercato occupazionale attraverso fattori come la durata del contratto, la tenuta dello stato di regolarità del lavoro, eccetera. E nel corso degli anni eh, la provincia di Bolzano è sempre stata ai primi posti della graduatoria, di, appunto di, queste, di questi studi condotti dal CNEL, ehm, soprattutto nel, per quanto riguarda l'area dell'inserimento sociale. Eh, quindi accesso a servizi e radicamento al tessuto sociale, in particolar modo per quanto riguarda il, eh, la quota di titolari di eh, permesso di soggiorno illimitato, che come vediamo è ancora molto alta, e la quota di studenti eh, iscritti nei percorsi liceali piuttosto che in istituti eh, professionali, tecnici o artistici. Eh, quindi ottima situazione. Eh, e i ricercatori del CNEL eh, ci dicono anche che eh, questi risultati così positivi sono dovuti, eh, sembrerebbe, siano dovuti proprio all'autonomia amministrativa e alle ridotte dimensioni geodemografiche che favorirebbero l'inserimento sociale dei cittadini stranieri anche grazie a politiche mirate rispetto alle esigenze specifiche del territorio che riescono a sostenere con maggiore puntualità ed efficacia i processi di inserimento. Quindi, dicevamo, ottima situazione. Tuttavia, <ride> analizzando più in dettaglio, vediamo che eh, alla provincia di, di Bolzano vengono assegnati dei punteggi molto bassi per quanto riguarda innanzitutto l'accessibilità al mercato immobiliare che come sappiamo è tuttora molto difficile, soprattutto il post-Covid, a causa del Covid, eh, che viene misurato in base al costo dell'affitto medio annuo pro capite al metro quadro e sulle competenze linguistiche, che vengono misurate in base alla percentuale dei test linguistici superati sul totale per ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo. I primi due elementi di criticità. L'altro elemento di criticità che è molto più preoccupante um, è quello del, che, ci, che ci viene dato dagli indicatori comparativi occupazionali, perché quei dati che abbiamo visto prima erano eh, diciamo, eh, dati in termini assoluti, cioè riferiti solo alla popolazione straniera, ma il CNEL fa una, diciamo, un appendice, una cosa in più, cioè... Ehm, ha cioè una serie di indicatori che si riferiscono anche alla popolazione locale cioè viene misurata, questi indicatori misurano la differenza di condizioni fra i cittadini e stranieri e la popolazione locale quindi misura di quanto la situazione si discosta dalle condizioni della popolazione locale quindi se queste so, misurando se queste sono più paritarie o più diseguali e qui vediamo che i dati sono molto preoccupanti perché la provincia di Bolzano ottiene lo stesso punteggio della provincia di Reggio Calabria, Cosenza, Enna e Foggia, che ovviamente hanno delle condizioni economiche molto più deboli e a dir poco problematiche ehm, rispetto appunto alla provincia di Bolzano. Ed è questo l'approccio che io ho definito eh, difensivo NIMBY, cioè not in my backyard, non nel mio cortile, e in base al quale, i lavoratori stranieri sono ritenuti dall'economia necessari, ovviamente, questo è chiaro a tutti: ma ai quali non vengono assicurate le medesime condizioni occupazionali della popolazione locale, nonostante le condizioni dell'economia e del benessere generale lo consentirebbero. Questo approccio difensivo NIMBY, come lo chiamo, lo ritroviamo anche in due. Eh, Uh, sentenze uh, della Corte di giustizia europea e della Corte costituzionale in materia di prestazioni sociali di natura economica e dei requisiti per ottenere queste prestazioni. Il primo caso è il noto caso Camberai che uh, riguarda il cosiddetto sussidio casa in cui la Corte di giustizia europea ha uh, chiaramente stabilito che non si possono introdurre criteri eccessivamente restrittivi come lunghi periodi di residenza, unicamente nei riguardi dei cittadini stranieri non EU, provenienti da paesi che non appartengono all'Unione Europea, per accedere a prestazioni considerate essenziali. E qui ricordatevi questo concetto di essenziali perché lo rivedremo dopo, eh, perché ciò si pone in contrasto col principio di equità. Quindi in questo caso la Corte di Giustizia europea lascia aperta la porta, diciamo, a eventuali nuove, nuovi requisiti sulle prestazioni non essenziali. Le vedremo. Il secondo eh, caso è quello della Corte Costituzionale eh, che invece eh, si è espressa sulla legge provinciale, che vedremo subito dopo, eh, sull'integrazione dei cittadini e delle cittadine eh, straniere e riprendendo un approccio eh, giurisprudenziale consolidato della stessa Corte dichiara che il requisito della residenza quinquennale per l'attribuzione delle prestazioni sociali di natura economica in generale, eh, questo che, era in, che è stato introdotto dalla legge provinciale, non risulta rispettoso dei principi di ragionevolezza e uguaglianza perché appunto introduce nel tessuto normativo degli elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlazione fra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio che sono unicamente riferibili alla persona e che sono, secondo la Corte Costituzionale, il presupposto principale per poter fruire di queste prestazioni. Quindi chiaro, sia la Corte di Giustizia che la Corte Costituzionale, sempre in due casi, eh, contro la provincia di Bolzano. Quindi messaggio chiaro che dovrebbe essere arrivato in provincia. In quegli stessi anni, le autorità altesine hanno adottato una serie di leggi e di misure in materia di integrazione. Innanzitutto, una legge organica che è del 2011, proprio in materia di integrazione, una legge che è arrivata in provincia di Bolzano ben ultima rispetto a tutte le altre regioni e province italiane, che era stata richiesta eh, dal eh, testo unico nazionale del 1998, immaginate quanti anni, nonostante l'attivismo legislativo che abbiamo visto eh, in questi due giorni caratterizza proprio l'Alto Adige per la protezione della minoranza di lingua tedesca. Ecco, um, oltre a questa legge eh, nel 2016 è stato adottato anche un cosiddetto patto per l'integrazione eh, che un, contiene tutta una serie di linee guida che vedremo poi dopo. Eh, merito eh, principale di della legge provinciale in materia di integrazione che ha posto le basi giuridiche per la creazione di tre organi con compiti operativi e di coordinamento, primo fra i quali il servizio di coordinamento per l'integrazione. E questo eh, ufficio eh, si è car sempre caratterizzato da quello che io chiam che ho chiamato il nomadismo istituzionale, perché questo eh, ufficio è passato da... Uh, essere uh, appunto da, da diverse ripartizioni, la ripartizione cultura italiana, il lavoro e adesso attualmente la uh, ripartizione studio, cultura tedesca e appunto integrazione. E in tutti questi passaggi di questo che ho chiamato il nomadismo istituzionale noi abbiamo potuto uh, registrare un certo rallentamento o addirittura delle diciamo, uh, delle, uh, uh, proprio arresti totali e uh, una perdita di capacità strategica, di competenze, uh, nonostante, devo anche ammettere, in questi passaggi... Questo sesto servizio ha anche acquisito delle nuove prospettive, delle nuove competenze, però l'impressione generale è sempre stata quella di poca linearità, poca coerenza e forse anche poco interesse a livello politico. Secondo organo istituito dalla legge provinciale è la Consulta Provinciale per l'Integrazione. Questo, come eh, altre consulte comunali, come quella di Bolzano o Merano. È eh, a detta di quasi tutti gli analisti e delle persone che vi fanno parte, associazioni, eccetera, di modesta rilevanza ed efficacia. Non di meno, eh, svolge l'utile funzione di eh, costituire un luogo d'incontro fra autorità pubbliche, eh, rappresentanti delle comunità straniere, associazioni e sindacati. Um, ultimo, ah, volevo anche dire che rispetto alle consulte comunali, forse proprio quella provinciale è. Almeno percepita come un po, po' più efficace, vista la maggiore rilevanza che generalmente viene attribuita a livello provinciale rispetto a quello comunale nella gestione della cosa pubblica. Eh, terzo organo, è il centro di tutela contro le discriminazioni. Questo organo è stato previsto, come dicevamo, dalla legge provinciale nel 2011, ma è stato istituito solo nel 2022. Quindi c'è stato. Ma ci sono state moltissime eh, diciamo, proteste e pressioni fatte dalle associazioni del terzo settore dalla società civile. E ehm, questo centro, appunto, con la sua responsabile Prisca Garbi, ha iniziato le sue attività pochi mesi fa, quindi è ancora difficile fare un, diciamo, un bilancio. Comunque, si occuperà della prevenzione, monitoraggio e assistenza nei casi di atti discriminatori a sfondo razzista homo bistransfobico, appartenenza religiosa, disabilità, età, status sociale. Quindi non è soltanto, nonostante sia inserita nella legge provinciale in materia di integrazione degli stranieri, effettivamente ha una. perché questo deriva, diciamo che è un vulnus che deriva già dal testo unico, quello nazionale. Quindi non è proprio un errore, se vogliamo, della, una svista della provincia. Comunque molti lo percepiscono come centro eh, di tutela contro le discriminazioni degli stranieri. No, effettivamente a 360 gradi ha eh, diciamo, un mandato molto più ampio. Infatti, ad esempio, adesso la maggior parte dei casi eh, che, vengono, che sono stati portati all'attenzione della responsabile riguardano i NOVAX, ad esempio, non eh, altre, altri casi per il momento. Ehm, vorrei però eh, spendere due parole sulla eh, figura professionale del mediatore e mediatrice interculturale, voluto fortemente dall'allora responsabile del servizio eh, di coordinamento per l'integrazione di, di, di primo Salvatore Saltarelli e dalla creazione anche eh, dell'istituzione dell di elenchi eh, con le definizioni standard di riconoscimento delle competenze professionali perché all'inizio effettivamente nel mondo della mediazione c'era una sorta di far west. Quindi chiunque poteva presentarsi come esperto, come. E invece c'è stata una sistematizzazione, un riconoscimento delle, delle eh, competenze professionali e anche la diffusione legata a questa creazione della figura professionale di cooperative e associazioni nel campo dell'intermediazione linguistica e culturale per la pubblica amministrazione, in particolare scuole, ospedali e servizi sociali. E, e vorrei sottolineare eh, questo, il ruolo sia dei mediatori che delle cooperative e delle associazioni, che sarebbe da valorizzare, perché loro sono stati veramente i principali artefici dell'evolversi in senso positivo del rapporto fra la popolazione straniera e le istituzioni pubbliche locali. Ecco, in tutto ciò ci si chiede se c'è stata la riproposizione di quell'approccio NIMBY difensivo. Perché se da una parte vediamo che nella legge provinciale sull'integrazione un profluvio di riferimenti al dialogo, alla conoscenza reciproca, la promozione della partecipazione, l'eliminazione delle disuguaglianze, ma poi vediamo che nel patto per l'integrazione più recente del 2016, questo si caratterizza per un principio, uno slogan, che è quello che in tedesco appunto è further and further, sarebbe richiedere e promuovere. E vorrei anche sottolineare eh, eh, l'ordine di queste parole, cioè non promuovere e richiedere, no, richiedere è, in seconda battuta, promuovere e, e questo è, eh, ci si chiede se non sia controproducente, perché eh, diciamo che il, il sottotesto eh, in questo slogan è che praticamente i cittadini stranieri, anche se pagano le tasse, rispettano le leggi, contribuiscono all'economia altoatesina e al sistema pensionistico, devono comunque compiere ulteriori atti di impegno concreto per accedere a quelle prestazioni che sarebbero necessarie alla, a, al processo di integrazione. E qui arriviamo all'ultimo passaggio. Catarina, se sforo... Oh, sono, sono verso la fine. E arriviamo all'ultimo tassello di questo percorso. Eh, che è la del 2019, la delibera della giunta provinciale del 2019, che, entrerà, che però avrà, eh, diciamo, entrerà in vigore nel 2023, con l'introduzione di nuovi requisiti, in particolare requisiti linguistici, ma anche cosiddetti requisiti culturali, quindi la frequenza di corsi sulla società e cultura altotesina, limitatamente ai cittadini eh, che provengono da paesi non EU. Per accedere ad alcuni contributi di sostegno alla famiglia, l'assegno familiare provinciale, l'assegno provinciale per i figli, contributi che sono considerate prestazioni non essenziali, come avevamo visto. avevo detto di tenere nel, nel, nella memoria questo, questo elemento. Cioè, questi nuovi requisiti, alla luce di quella sentenza, non potevano essere, cioè potevano essere applicati solo alle prestazioni non essenziali, a queste prestazioni aggiuntive. Ma tuttavia in Alto Adige queste prestazioni sono accessibili ai cittadini non EU solo dopo 5 anni di residenza. Quindi il risultato è che cittadini stranieri residenti in Alto Adige da più di 5 anni dovranno frequentare questi corsi di base sulla società e cultura. Si tratta di un corso di 9 ore, non stiamo parlando di che forse sarebbero utili nei primi anni di residenza in Alto Adige, ma lo sono molto meno dopo ben cinque anni di residenza ininterrotta. interrotta. Allora il punto, è torniamo all'effetto alle, alle NIMBY che a mio modo di vedere è appunto potenzialmente controproducente, perché rischia di creare una cesura fra uh, la popolazione straniera e gli altri cittadini, non solo cittadini italiani o europei, ma anche altri cittadini non EU, come gli svizzeri, o i norvegesi che sono espressamente esclusi dalla delibera sulle prestazioni non essenziali. Quindi, in ultima analisi, questa eh, delibera, che ovviamente eh, risponde a un'esigenza, diciamo, politico-elettorale, ehm, rischia però di minare proprio la coesione sociale, il senso di appartenenza che, di cui si parlava appunto ieri nella eh, eh, relazione della professoressa. A Riccioni, e, e quindi eh, ecco essere controproducente, anche perché quella sentenza che avevamo visto eh, della Corte Costituzionale fa anche un riferimento alle eh, diciamo, prestazioni eh, non essenziali, parlando di ragionevolezza. Ci si chiede se questo criterio effettivamente risponde al, al principio di ragionevolezza. Sarebbero invece auspicabili attività e strategie, magari possene essere attraverso associazioni o attraverso la scuola, che siano più persuasive ed evitino qualsiasi condizionamento o, co o coercizione. Arriviamo verso la fine. Allora, l'analisi delle politiche altatesine eh, diciamo rimando, è, un, è un, diciamo un, un, un percorso altalenante, quindi ambivalente, che eh, secondo me è riconducibile principalmente ha una certa riluttanza delle istituzioni altoatesine a considerare i cittadini stranieri come parte integrante della società altoatesina, sono qualcos'altro. Quindi nonostante le aperture eh, che abbiamo visto anche nella legge sull'integrazione, sembra prevalere l'approccio appunto difensivo NIMBY, soprattutto nei casi eh, in cui il principio di uguaglianza richiamato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea di Giustizia, il principio di uguaglianza fra popolazione straniera e popolazione locale con cittadinanza italiana, eh, diciamo, si è rivelato, si rivela gravoso da un punto di vista economico o elettorale. Queste valutazioni ovviamente non ci devono far sottovalutare anche le molteplici iniziative positive che ci sono sul territorio, realizzate sia dalle istituzioni provinciali e locali, eh, sia quelle realizzate dalla società civile, l'associazionismo, il terzo settore, che effettivamente tutte insieme hanno creato le condizioni, delle condizioni generalmente favorevoli ai processi di integrazione, come hanno dimostrato appunto gli indicatori del che abbiamo visto prima. E, ehm, a Riprova di ciò, eh, vi mostro questa fotografia molto significativa in questo senso, dove eh, Bukuri evoca un eh, autista albanese di un bus Sasa di Merano ha rilasciato un'intervista all'Alto Adige nel 2021, dove dice: eh, Nell'azienda c'è una grande umanità, colleghi sono altruisti e disponibili passaggio importante da noi non è importante da dove arrivi, ma come sei e come ti comporti. E fa anche un riferimento ai passeggeri che sono generalmente rispettosi nei suoi confronti, nonostante come vedete eh, porti eh, il velo. Con ciò non voglio ovviamente sminuire o trascurare l'allarme sociale eh, causato, generato, diciamo da eh, casi di delinquenza giovanile composta Purtroppo, anche da molti giovani della seconda generazione, però non ci devono neanche far trascurare le esperienze positive che purtroppo fanno anche meno notizia. E in conclusione, davvero conclusione, eh, vorrei eh, ricordare questa bella frase di Sergio Mattarella che ha. Eh, Appunto, ha fatto nel suo discorso, ha inserito nel suo discorso di insediamento, nel suo secondo insediamento al febbraio del 2022, dove dice che le disuguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita, ma sono piuttosto il freno di ogni prospettiva di crescita. E quindi, in una società diversificata, coesione sociale e bene collettivo, e benessere collettivo possono essere raggiunti solo se tutti e tutte sono chiamati a contribuire, e riprendo il discorso che faceva appunto Francesco prima, non ci siamo messi d'accordo, fra l'altro, è un sistema in cui a tutti viene data l'opportunità di contribuire, ma anche di godere in modo equo dei suoi benefici. E quindi è importante che la società autotesina possa contare su questo contributo, che è importantissimo, di tutti i componenti della società, valorizzandone talenti e abilità e facendo sentire tutte e tutti parte, diciamo, di un destino comune. Non è quindi un approccio buonista, è un approccio più, forse, utilitaristico. Sì, forse è più utilitaristico eh, opportunistico, forse. L'Alto Adige ha moltissime risorse, capacità, esperienze per poter sviluppare un proprio modello di inclusione che possa coniugare il, il meglio... Del sistema italiano, quello della dimensione locale dei piccoli passi, con quello più ideologico austriaco basato sui valori europei, ma senza quei condizionamenti che è, sono attualmente previsti dalla normativa eh, altoatesina. A questo modello, l'Alto Adige potrebbe poi aggiungere un altro elemento, un altro fattore che l'ha sempre caratterizzata, eh, che contraddistingue proprio il, il sistema di convivenza fra i gruppi linguistici eh, storicamente presenti sul territorio e che sono la base del suo benessere, cioè la conciliazione e gli accomodamenti che coinvolgono istituzioni, corpi intermedi in particolar modo, sindacati, associazioni di categoria, imprenditori, volontariato e la società. E questa è davvero la conclusione e eh, forse uno degli obiettivi, fra gli obiettivi che la politica e la società dovrebbe porre in cima all'agenda politica e del dibattito, um die globalen Herausforderungen, die uns in den kommenden Jahren Herzlich willkommen zur Abschlussrunde dieser zweitägigen Tagung. Äh, ich möchte als Moderator dieses runden zwei technische Sachen vorher sagen. Wir hatten ja keine Simultanübersetzung gestern und heute. Äh, dieser runde wird simultan übersetzt. Das heißt, bitte nehmen Sie die Kopfhörer. Äh, Kanal 1 ist italienisch, Kanal 2 deutsch. Äh, für die Leute, die online zugeschaltet sind, es ist ein Zoom-Link, also Sie können auch wählen zwischen italienisch und deutsch. Sie sehen auch, dass, äh, wenn Sie das Programm studiert haben, dieses Panel schaut etwas anders aus, als, äh, als es angekündigt wurde. Äh, schon gestern musste aus Gesundheitsgründen Frau Professor Punja Rickmann absagen, die sie herzlich grüßt, aber leider eben nicht dabei sein kann, aber hofft, dass es vielleicht heuer noch eine Gelegenheit geben wird, in diesem Jubiläumsjahr nach Südtirol zu kommen. Sie ist ja gebürtige Südtirolerin, wenn Sie jemand kennt. Äh, und wer auch fehlt, das war wirklich ganz kurzfristig, das war heute ein WhatsApp in der Früh um sechs, das ist Landeshauptmann Arno Kompatscher. Der musste überraschend nach Rom, aber es ist wirklich gelebte Autonomie, weil genau über diesen Fall hat heute Vormittag Sarah Barolari gesprochen, dass wenn es Durchführungsbestimmungen zu Südtirol gibt, der Landeshauptmann eben auch eingeladen ist in den Ministerrat. Und tatsächlich wird heute eine Durchführungsbestimmung verabschiedet oder wurde schon verabschiedet. Und da geht es um die Prüfungen, für die Wettbewerbe im öffentlichen Dienst. Und für diese Prüfungen werden jetzt künftig beide Sprachen abgeprüft. Bisher wurde nur eine Sprache geprüft. Also auch unabhängig von der Sprachgruppenerklärung müssen beide Sprachen eben beherrscht werden. Diese, 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 diese Durchführungsbestimmung heißt so umgangssprachlich inzwischen auch schon Lex Antifurbationi, und wir werden sehen, ob das jetzt wirklich eine, eine Erleichterung sein wird, also für, für die Bevölkerung sicher. Aber ob es leichter wird, jetzt Beamte zu finden, wenn eben beide Sprachen abgefragt werden, das wird man erst sehen. Aber das ist gelebte Autonomie und wir sind eben wirklich da mittendrin. Und ich möchte dann eigentlich noch... Zwei Sachen zur Konferenz selbst sagen, warum die eigentlich jetzt stattfindet. Wir wollten diese Konferenz ursprünglich im Januar abhalten, also zum Inkrafttreten des zweiten Autonomiestatuts. Wegen Covid haben wir das kurzfristig verschoben und sind eigentlich sehr froh, dass wir diese Konferenz jetzt machen konnten und eigentlich eine gute Mischung aus Online-Präsenzveranstaltung, wie wir sie jetzt ja schon in den letzten zwei Jahren gewohnt sind. Ich möchte mich noch einmal bedanken bei den Institutionen beziehungsweise bei den EURAG-Instituten, die hier mitgewirkt haben. Das Institut für Vergleichende Föderalismusforschung, das Zentrum für Autonomy Experience und das Institut für Minderheitenrechte. Und natürlich besonderer Dank auch der Politiker der Gesellschaft für Politikwissenschaften, hier vertreten mit Günter Pallava, Alice Engel und Elisabeth Alba. Weil äh, eigentlich eine Aufgabe dieser Konferenz auch die war, wenn es sie im Januar stattgefunden hätte, das wäre so ein, ein Autorenworkshop geworden. Inzwischen ist es aber so, dass das Buch schon fast fertig ist. Das heißt, äh, die Präsentationen, die Sie gestern und heute gehört haben, werden in ein paar Wochen druckfrisch äh, am Schreibtisch liegen. Und wahrscheinlich hat Günter Palava schon einen, einen äh, Termin, einen Präsentationstermin für dieses Buch weil es ja schon fast fertig ist. Also noch einmal vielen Dank auch dir, Günther, dass du auch immer dahinter bist und die Autoren eben rechtzeitig einforderst, dass sie auch liefern. Um jetzt nicht ewig lang hinauszuzögern, möchte ich eigentlich das Wort auch schon gleich Mark Rögler weitergeben, der ein kurzes Impulsreferat geben wird weil wir hatten ja jetzt eigentlich zwei Tage eher diese Innenansicht, also es heute wurde dann eben mit europäischer Integration, was eben Gabriel Toggenberg gesprochen hat, grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Alice Engel und natürlich auch die Migrationsfrage von Roberta Meda, haben wir eher diese Innenansicht gehabt. Und jetzt mit diesem abschließenden Panel möchten wir eher in diese Außenansicht gehen und mal genauer schauen, welche Instrumente dieses Südtiroler Autonomie-Modell wirklich auch hergibt, die übertragbar sind. Es ist eben ein Modell, aber nicht Modelle sind übertragbar, sondern nur gewisse Instrumente. Und deswegen bitte, Marc, kurz deine Einführungen, bevor wir dann praktisch von einer internationalen Organisation, also der OSZE, Beispiele der OSZE, runterkommen auf den NGO-Bereich. Bis wir dann auch zu der Abschlussrunde mit Roland Psenner, dem euro präsidenten und Elisabeth Alba kommen. Also, wie gesagt, jetzt zwei Teile, die zusammengefasst wurden. Und wir werden dann hoffentlich so gegen sechs, kurz nach sechs auch abschließen können. Mark, Dank. Ja, danke, lieber Günther, für die Einführung. Ähm, ja, liebe Damen und Herren und liebe Podiumsteilnehmer, mir ähm, wurde die Ehre zuteil, jetzt sozusagen einerseits Gedanken für diese abschließende Gesprächsrunde. Ähm, zu formulieren und eben andererseits diesen Bogen, wie der Weg von Südtirol auf den globalen Kontext, ähm, ja, diesen Bogen zu spannen. Und äh, ich werde natürlich auf der einen Seite auch probieren, ein paar Ansätze, ähm, die in den letzten Tagen, in den letzten zwei Tagen hier diskutiert worden sind, auch aufzunehmen. Ähm, möchte aber gleichzeitig den Diskutantinnen nicht zu viel Zeit ähm, rauben. Ja, ähm, wir erleben derzeit große Veränderungen. Ähm, Sie wissen, Krieg, Pandemien, Klima- und Migrationskrisen kennzeichnen leider unsere Zeit. Sie wissen auch, das nationalstaatliche Konstrukt scheint an seine Grenzen zu kommen. Und auch Gesellschaftsverträge, wie Sie unsere westlichen Staaten kennen in Europa, haben Alters, Alterungserscheinungen. Und andererseits werden aber Themen wie gesellschaftlicher Zusammenhalt und Konsens, partizipative Demokratie ist ein Stichwort ja immer wichtiger. Wir haben übrigens am Wochenende das Referendum auch zur direkten Demokratie. Politik und Verwaltung müssen eben dieser individualisierten Gesellschaft und dieser immer vielfältigeren Gesellschaft, wir haben es auch im Vortrag von Roberta Meder gehört, Rechnung tragen. Und ja, meiner Meinung nach ist die Frage, wie Zusammenleben ohne Konflikt und Gewalt funktionieren kann, eine der zentralen Fragen dieses immer noch sehr jungen Jahrhunderts. Es gibt einen Satz, der wird dem griechischen Philosoph Plato zugesprochen, einem Schüler Sokrates. Der hat diesen Satz gesagt, der jetzt besonders zynisch wirkt, wenn man bedenkt, dass eben wir ein paar hundert Kilometer von hier einen Krieg erleben. Der hat gesagt, nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen. Also nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen. Und das ist natürlich ein Satz mit extremer... Die Dramatik, aber einerseits hat er etwas auf den Punkt gebracht, nämlich, dass unsere Welt seit jeher eigentlich von Kriegen und Konflikten gekennzeichnet ist und die Spezies Mensch wohl leider, muss man sagen, noch einige Hürden nehmen werden muss, um diesem Trauerspiel auch ein Ende zu bereiten. Und ja, ob es nun Auseinandersetzungen zwischen Staaten sind oder eben zwischen Volksgruppen oder auch wie Huntington das sagt, eben er spricht von den Buchlinienkonflikten zwischen Kulturkreisen, ich glaube, Antagonismen haben unsere Welt immer begleitet. Nun, wir wissen gerade als Minderheitenangehörige, dass viele dieser Konflikte entstehen eben, wenn verschiedene Ethnien... Kulturen, Sprachen, Religionen, aber auch eben Weltanschauungen aufeinandertreffen. Und die Konsequenz ist eben oft die Benachteiligung der einen oder anderen Gruppe. Und da wirkt in diesem Kontext eben das Wort Autonomie oft wie ein Zauberwort, wie eben insbesondere für die Minderheiten. Und das sehen wir eben auch in Südtirol und haben wir jetzt in diesen letzten zwei Tagen ja ausführlich betrachtet. Wenn wir nach Südtirol schauen, Südtirol war ja immer schon ein Ausdruck von Vielfalt. Eigentlich seit der Antike und dem Mittelalter ist das historische Tirol eine mehrsprachige und multiethnische Region und war immer Brücke und Treffpunkt der deutschen und des romanischen Sprachraums. Auf dem Gebiet von Südtirol haben immer schon eine kleine Anzahl italienischsprachiger aus dem Trentino, aus den venezianischen Städten und aus der Lombardei gelebt und gearbeitet und umgekehrt auch deutschsprachige natürlich im Trentino. Und Tirol war als, als Grenze von Kulturräumen immer eine Arena von Konflikten. Und insbesondere, wenn Sie sich zurückerinnern, am Anfang des 19. Jahrhunderts auch ein sehr, sehr guter Nährboden für die aufkommenden Nationalismusbewegungen. Eben besonders nach dem Ersten Weltkrieg war Südtirol ein Spielball zwischen Faschismus und Nationalsozialismus, wobei eben gerade diese zwei Diktaturen auch natürlich das Verhältnis der Sprachgruppen weiterhin verschlechtert haben. Der Konflikt in Südtirol war natürlich auch von Gewalt und Todesopfern geprägt, aber man muss dazu sagen, und ich glaube, das ist ein Aspekt, den wir in diesen zwei Tagen noch nicht angesprochen haben, ist nicht so sehr von Opfern geprägt wie andere Konflikte, nämlich zum Beispiel Denken Sie an den Auskonflikt, denken Sie an den Nordirland-Konflikt, wo effektiv fast jede Familie einen Toten ein, zu beklagen hat. Also so ehrlich muss man, glaube ich, auch sein. Ich will das auch nicht schmälern, natürlich ist jeder Tote und jedes Opfer einer zu viel. Wie wir in den letzten Tagen gehört haben, so hat es Südtirol geschafft, eine Eskalation des Konflikts rasch zu beenden und das Zusammenleben der Sprachgruppen zu befrieden. Und seit der Verabschiedung des Autonomiestatuts wurde durch eine ständige, Umsetzung: Eine Mischung aus Stabilität und Anpassungsfähigkeit der Südtiroler Autonomie erreicht. Ausschlaggebend war da sicher neben den rechtlichen Regelungen eine funktionierende Wirtschaft, eine bisher, muss ich sagen, politische Einigkeit innerhalb der deutschsprachigen Minderheit und natürlich auch eben der Faktor Zeit. Und ganz, ganz wichtig ist eben, wir haben von Anfang an auch vertrauensbildende Maßnahmen gesetzt auf den Dialog. Und eben der eigentlich nicht nur von deutscher Seite, sondern auch von italienischer Seite von Anfang an sehr stark auch mitverfolgt wurde. Die Regelungen basieren auf rechtlichen Garantien, wie wir gehört haben, und das wurde ja oft genug Arendt Leiphardt in den letzten Tagen äh, zitiert. Eben, äh, er hat diesen Begriff der Konkordanzdemokratie für Regierungsmodelle unter Einbeziehung möglichst vieler Gruppen benannt, und der ist ja auch eben in Südtirol zu finden und hat eben. Ähm, ja, Charakteristika, die wir auch öfters gehört haben, nämlich eine möglichst gruppenübergreifende Exekutive mit entsprechender Machtteilung, proportionale Vertretung der Gruppen im öffentlichen Sektor, eine Form von kollektiver Autonomie, Minderheitenschutzbestimmung und eben die Vetorechte, die ja auch teilweise sehr problematisch in den letzten Tagen beleuchtet worden sind. Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass eben Autonomieforschung allerdings bisweilen einen sehr eurozentrischen Fokus aufweist. Und sie vor allem mit Regionen in Europa und post Eurasien beschäftigt. Eben neben Südtirol werden auch immer wieder die Orland-Inseln hier in Europa und vor allem eben auch das Good Friday Agreement im Nordirland-Konflikt als Lösungsversuche ähm, ja, rezipiert. Und diese Vorbildfunktion, und damit möchte ich dann auf die, auf die Gesprächsrunde überleiten, darf für Südtirol allerdings nicht unkritisch betrachtet werden. Wir haben gehört, es ist nicht alles exportierbar. Ich glaube, das hat Francesco auch sehr, sehr gut auch nochmal aufgegriffen heute Nachmittag. Jeder Konflikt hat nämlich seinen eigenen Kontext und seine eigenen Dynamiken. Und das Greifen von Konfliktlösungsmechanismen hängt immer auch von der jeweiligen Geschichte einer Minderheit im Verhältnis zur Mehrheitsbevölkerung und zum Staat ab. Wichtig ist auch, und das wird auch oft vergessen, das ist für Südtirol relevant, das Prestige von Sprache und Kultur. Wir sind zwar eine Minderheit, aber wir haben einen sehr, sehr starken deutschsprachigen Sprachraum an unserer Seite. Denn nur eben, wenn die Sprache und Kultur als nicht minderwertig angesehen wird, kann sich auch eine starke Identität herausbilden. Wichtig sind wirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen, das haben wir gesagt, verfassungsrechtliche Regelungen, das wurde alles schon ausführlich benannt. Trotzdem eine, ein paar Instrumente möchte ich nochmal nennen, die eben in verschiedenen Kontexten vielleicht übertragbar sind. Und das war einmal, das haben wir weniger benannt, die Einbeziehung der internationalen Akteure, also die Rolle der Vereinten Nationen und auch Österreichs, das wurde in den letzten Tagen weniger angesprochen. Mehr angesprochen waren eben diese vertrauensbildenden Maßnahmen wie die paritätischen Kommissionen. Die gleichberechtigte politische Beteiligung aller Sprachgruppen und dann natürlich eben auch eigene Gesetzgebungs und Verwaltungskompetenzen. Heute, Vormittag, hat dann Gabriel Dockenburg und Alice Engel auch eigentlich sind sie auf den europäischen Integrationsprozess eingegangen, der für Südtirol überhaupt anfangs extrem wichtig war. Wir sehen jetzt vielleicht die ersten Problemchen, aber auch vielleicht für postsowjetische Staaten auch in Zukunft noch wichtiger wird. Lassen Sie mich damit enden, dass ähm, ja, Südtirol in Anbetracht seiner Vergangenheit und einem halben Jahrhundert oft auch sehr leidvoller Erfahrung ähm, in den Bereichen Konfliktregelung, Konkurrenz, sprachlicher und kultureller Vielfalt, aber auch eben den neueren Phänomenen wie grenzüberschreitende Zusammenarbeit eigentlich seit 1992 in Wissenschaft und in der Politik eben ein sehr prominenter Studienfall geworden ist. Und wir haben eben eine kleine Studie dazu gemacht und neben akademischen Kreisen eben besuchen immer mehr Delegationen und Minderheitenvertreter Südtirol, eben weil sie von Südtirol lernen möchten. Und wir haben gesehen, dass seit 1992 Gäste aus über 53 Ländern in Südtirol waren, also keine kleine Anzahl. Und hier ist nicht mitgezählt, in wie vielen Ländern auch Eurak-Wissenschaftler, aber natürlich auch ganz, ganz viele von Ihnen in anderen Ländern auch Workshops abgehalten haben. Und natürlich das Südtirol-Modell auch somit oder Beispiel bekannt gemacht haben. Es wurden sehr, sehr viele Studienreisen auch über die OSZE organisiert. Ich freue mich, dass Lamberto Zanet heute mit uns ist. Besonders in den letzten Jahren, auch durch ihn, sind sehr viele Delegationen nach Südtirol gekommen, insbesondere um das ladinische Schulmodell. Ähm, zu, zu ähm, sich anzusehen, das von besonderem Interesse ist. Auch zu erwähnen im Rahmen der OSZE sind die sogenannten Bozner Empfehlungen, die eben auch hier äh, in Südtirol im Oktober 2008 gemacht wurden. Und äh, schlussendlich darf ich noch sagen, äh, in den letzten Jahren wurde im Südtirol immer mehr für Konflikte genannt, ob das Abkhazien, Bergkarabach, der Donbass in letzter Zeit Kosovo und Bosnien-Herzegowina waren. Südtirol wird immer wieder ins Rennen geworfen, auch wenn die Übertragbarkeit natürlich absolut seine Grenzen aufweist. Nichtsdestotrotz ist diese Form der Wissenschaftsdiplomatie, der Science-Diplomacy, und das macht Südtirol hier, indem sie eben Know-how transferiert, für Regionen weltweit, aber eben insbesondere für Südtirol extrem wichtig, weil es den Raum der Diplomatie für, für Südtirol öffnet. Diplomatie, Sie wissen, es ist normal eine Arena der Staaten und wir sehen aber, dass weltweit immer mehr Regionen, aber auch Städte, denken Sie an Los Angeles zum Beispiel, äh, immer mehr in diesen Bereich hineindrängen. Und ich glaube, das ist etwas, wo Südtirol auch mehr investieren muss, dass eben äh, wir durch, dieses, ja, durch diese Nische Südtirol Autonomie und Südtiroler Minderheitenschutz eben auch Internationale Netzwerke erschließen können, aber auch eben wirtschaftlich die einen oder anderen Kontakte herstellen können. Dies waren meine Gedanken für die Diskussionsrunde und ich freue mich jetzt auf die Betrachtungen unserer Gäste und ich bedanke mich schon mal allen für die zwei spannenden Tagen. Es war, glaube ich, ein wunderbarer Austausch. Also vielen Dank. Danke. Anche Mark, grazie, ha già fatto il collegamento con il prossimo relatore che è Lamberto Zaniec, che è collegato da casa sua, forse da, da Udine, così siamo anche vicini di casa, io Carenziano eh, e lei da Udine. Eh, spero che ci sentiamo bene e possiamo poi ascoltare anche la sua relazione. Eh, le... È stato un alto commissario per la minoranza nazionale dell'OSCE e ci ha portato tantissime delegazioni in Alto Adige. Però, prima di fare la prima domanda vorrei un po' riassumere il suo curriculum che è lunghissimo. Dico solo che Alberto Zanier è un diplomatico italiano, uh, ha lavorato anche, fra l'altro, presso la Nato a Bruxelles. Nel 2008 eh, è diventato capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo. Nel 2017, questo è importante per noi, viene nominato Alto Commissario per le Minoranze Nazionali dell'OSCEC dell con un mandato di prevenzione dei conflitti etnici in segna all'Università di Trento. E come detto, come austriaco, sono contento che ha ricevuto anche, è stato onorato col Grosses Goldene Ehrenzeichen della Repubblica Österreich. Eh, la mia domanda, che magari chiedo 10-15 minuti di, di, di approfondimento, eh, visto che il, il mondo sta cambiando, abbiamo uh, due anni di pandemia, uh, alcune settimane della guerra in, in Ucraina, adesso ci sono arrivate delle immagini della Cina, come vengono trattati gli uguri. Eh, come la vede lei la, la situazione attuale delle, delle minoranze e perché il, un esempio positivo come l'Alto Adige è così importante? Grazie. Buonasera a tutti, sono molto lieto di unirmi a voi per anche celebrare questo cinquantesimo anniversario del, del secondo Statuto di Autonomia dell'Alto Adige. Mi dispiace di non poter essere in persona, purtroppo non sono neanche a Udine, in effetti eh, ero, ero a Vienna fino a poco tempo fa e mi sono spostato nella mia casa a Roma, adesso subito fuori Roma, eh, per questo mi è un po' complicato arrivare, a eh, causa Covid, perché a gennaio ci sarei riuscito. Comunque, eh, grazie per questo, per questo invito, um, per, venire, per venire alle sue domande. Uh, purtroppo, uh, come diceva anche Matt Kirkland nel, nel, nella sua introduzione, uh, stiamo vivendo uh, una fase estremamente complessa, uh, con uh, una serie di fattori uh, che si sovrappongono l'uno all'altro. Uh, da un lato, abbiamo un forte ritorno della geopolitica che è sfociato adesso. Abbiamo perso il collegamento. Ivan, aiuto. Il conflitto aperto. Dite bene? Sì? Sì, bene, vado avanti. Eh, allora, un conflitto che, che ha anche eh, elementi eh, che sono relativi al trattamento delle minoranze. Eh, nel, sullo sfondo, abbiamo una politica russa molto aggressiva di tutela eh, delle collettività russe all'estero, uh, definite dai russi come uh, la, la comunità dei compatrioti all'estero che necessitano della protezione uh, uh, da parte della Russia e che spesso uh, porta a reali o comunque percepite interferenze uh, in relazione al proprio trattamento di queste comunità e ai rapporti tra la Russia e queste, e queste comunità. Ma su questo torneremo tra un attimo. E quindi da un lato c'è questo forte ritorno della geopolitica che adesso ormai, basta, basta sentire un pochino i toni del confronto tra Occidente e Russia, eh, sta eh, sfociando in una situazione che sarà estremamente difficile gestire nel futuro, che avrà ripercussioni a lungo termine. Uh, stiamo affrontando una... Uh, sono in generale destabilizzanti e che dobbiamo, eh, che dobbiamo continuare a gestire e che richiedono per la loro gestione un, un, delle strategie condivise da parte della comunità internazionale, comunità internazionale che purtroppo è divisa e quindi questo crea ulteriori, uh, ulteriori problemi per la, per la loro gestione. Uh, e, e, e ovviamente quando si parla di emergenze climatiche quando si parla di eh, crisi economica eh, sempre più acuta tra l'altro adesso anche il conflitto in ucraina la sta rendendo ancora più ancora più grave uh, um, alcuni degli effetti sono quelli che vediamo le, 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 migrazioni, le migrazioni cui Uh, ci sono società che si trasformano molto rapidamente e, e si parla di nuove minoranze, eh, ma, ma bisogna anche gestire poi alcune situazioni di, eh, come dire, uh, di, di non integrazione di alcune di queste comunità e a termine questo eh, sfocia in crescenti livelli di crimine, crimine organizzato, addirittura terrorismo, uh, e quindi senza voler come dire, far discendere l'uno dall'altro però sono tutti fenomeni rispetto ai quali occorre tutelarsi e, 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 e rispetto ai quali bisogna anche cercare di capire quali sono, che sono necessari e per questo abbiamo più che mai bisogno di modelli positivi eh, per, gestire, per gestire questi problemi. Eh, io nella, nella mia eh, esperienza eh, professionale, soprattutto negli ultimi 15 anni, Uh, mi sono ritrovato il dossier Alto Adige per le mani molte volte, uh, a partire per esempio dal, dal Kosovo, quando, quando sono stato lì per, per tre anni, una fase in cui i kosovari, incoraggiati dall'Occidente, hanno deciso di dichiarare indipendenza, ma in assenza da, da un accordo con la Serbia, e quindi, um, e quindi trattare con le comunità serbe in Kosovo diventava estremamente... perché queste comunità erano politiche del grado, sostanzialmente del grado anche le, le sosteneva in ogni, in ogni settore e, e quindi era, era particolarmente difficile cercare di promuovere una società ben integrata in assenza di un accordo sullo status futuro del, del Kosovo in quanto tale e, e in alcuni di questi casi abbiamo Provato a guardare proprio il modello nel Kosovo del Nord, dove ci sono quattro municipalità con popolazione di lingua madre serba, l'idea di cercare di introdurre un modello di autonomia ispirato proprio al modello di autonomia dell'Alto Adige era una cosa che abbiamo esplorato varie volte. E che però non ha funzionato perché mancava l'accordo. Ecco, se uno guarda l'alto Adige, ovviamente il ruolo dell'Austria è un ruolo importante e il rapporto tra Italia e l'Austria, come questo rapporto si è, si è evoluto e, e quindi anche la, il ruolo di tutela, di, di garanzia, anche di quello che in inglese si chiama il king state, cioè l'Austria, è, è stato un elemento direi eh, estremamente importante. Per beh, di, di assicurazione, di garanzia, sì. per portare avanti delle politiche equilibrate anche in situazioni di consenso esterno. Questo in Kosovo mancava, e senza questo effettivamente abbiamo visto che non eh, mancava una delle condizioni fondamentali per poter eh, ehm, portare avanti questa quest'idea di, di un'autonomia che resta ancora sulla carta. Infatti, queste regioni. Sono molto male integrate, c'è ancora una presenza internazionale abbastanza forte che eh, cerca di, di, come dire, portare avanti e sostenere il, il, a lungo termine un percorso integrativo, ma un percorso integrativo che avanza estremamente, eh, estremamente in maniera molto lenta. Um, Torniamo, torniamo eh, al, all'Ucraina un momento, perché eh, l'Ucraina quando io eh, stavo, stavo all'OSCE come segretario generale mi ero occupato, addirittura nel 2013 l'Ucraina ha avuto la presidenza dell'OSCE, nel momento in cui è, è partita la crisi. E l'Ucraina eh, all'epoca, eh, il presidente era Yanukovych, eh, intendeva cominciare a muoversi verso l'Unione Europea, però ci diceva in maniera molto chiara che lo doveva fare in maniera equilibrata. L'Ucraina è un paese molto, molto diverso, con, eh, con, con diversità non, non solo delle comunità di, di eh, come dire, molto visibili anche eh, di cittadini di paesi, di paesi confinanti, ungheresi, moldavi, rumeni. Eh, cioè anche delle comunità greche nel sud, eccetera, uh, ma anche uh, una fortissima presenza uh, russofona. Uh, e, e, la, e la lingua, l'uso della lingua russa poi anche come, come lingua di comunicazione uh, ufficiale, è stato in qualche modo uh, poi dopo Maidan e dopo la rivoluzione, uh, come dire, uh, scoraggiato dai, dai, dai vari governi per eh, tornare a riportare nel paese anche, eh, anche alla luce di un'esigenza di, eh, eh, come dire, un di eh, rafforzare l'identità ucraina, tornare, questo tra l'altro è un, un elemento che ho trovato in molti paesi. Post sovietici o anche post-ugoslavi, eh, l'identità attraverso il rafforzamento della, della lingua e della cultura nazionale. Eh, e, e questo in Ucraina, però, ha creato eh, dissapori crescenti con, eh, con la Russia, ovviamente. A questo poi si sono sommati altri elementi, come quello dell'autonomia dell religiosa, il patriarcato, eh, il patriarcato di Mosca eh, era sempre stato come dire molto presente molto attivo in Ucraina e quindi con la creazione, con la creazione di una chiesa eh, eh, autonoma auto rossa, autonoma ucraina eh, questo ha creato screzzi anche all'interno della comunità religiosa pur restando ancora alcuni elementi del patriarcato di Mosca ancora presenti in Ucraina ma l'accelerazione impressa agli eventi da Maidan eh, che, ehm, eh, che la Russia poi ha eh, utilizzato eh, come, come giustificazione per il suo intervento prima, prima in maniera quasi nascosta eh, nel Donbass o comunque non, eh, non ufficializzata nel Donbass e, eh, e poi adesso in questa fase con eh, l'intervento diretto sempre Per proteggere in un certo senso eh, le popolazioni russo. Questo, eh, questa era un'area dove io stesso consigliavo, e a questo punto già mh, avevo cambiato cappello, viaggiavo in Ucraina come, come Alto Commissario, consigliavo agli ucraini una moderazione nelle eh, trasformazioni, nel, nella transizione eh, verso, verso la nuova lingua. Gli ucraini, devo dire, ispirati molto dai paesi baltici. Eh, ho trovato spesso consiglieri che, che provenivano da paesi baltici e che portavano la loro esperienza. Eh, questo anche tra parentesi, direi, conferma il fatto che eh, modelli ed esperienze sono sempre utili, ma vanno interpretati sempre alla luce delle circostanze specifiche di ogni paese. I paesi baltici avevano portato questa loro esperienza. Di gestione del, uh, delle comunità che aveva dato una legislazione dove essenzialmente eliminata per, per di maniera abbastanza uh, rapida uh, nei, nei corsi di studi uh, con delle percentuali uh, che, che diminuivano rapidamente tra l'altro gli ucraini eh, con la legge che hanno adottato nel 2000, era, 2017, eh, avevano addirittura creato una distinzione che ho sempre ritenuto molto artificiosa tra lingue dell'Unione Europea e altre lingue, cioè il russo in sostanza, perché poi era l'unica altra lingua insegnata che non fosse dell'Unione Europea, eh, dove le, le lingue dell'Unione Europea avevano eh, delle condizioni più vantaggiose, le minoranze. Eh, rumena o, o, o ungherese che pur si lamentavano e anche questi sono stati dossier complessi da gestire uh, ma avevano uh, dei percorsi didattici che mantenevano una presenza della, della la, uh, lingua madre degli studenti uh, più sostanziale rispetto alla lingua russa che invece Uh, um, do, dopo la chiusura delle scuole di lingua russa. Tra l'altro chiusura virtuale, devo dire, perché poi gli ucraini non avevano nemmeno gli insegnanti per poter uh, uh, così rapidamente uh, fare questa transizione dalla, uh, dalla lingua russa alla lingua ucraina. Uh, uh, dove però, almeno sulla carta, uh, la, la, i tempi sarebbero stati, stati rapidissimi e la chiusura delle scuole di lingua sarebbe avvenuta in tempi molto brevi tutto questo senza un'adeguata le minoranze erano molto politicizzate con rappresentanza essenzialmente politica nella, nella rada forse sarebbe meglio spegnere la videocamera ma, ma senza la connessione eh, mi dispiace, um, quindi senza, senza quelle, quel percorso uh, che avrebbe garantito più stabilità a questa, uh, a questa transizione. Uh, tra l'altro poi gli ucraini avevano anche creato, anche questo prendendo spunto dai, dai paesi baltici, un plenipotenziario per la lingua ucraina. Che era autorizzato anche a, a combinare sanzioni in caso di non utilizzo della, uh, della lingua ucraina per servizi pubblici, ma anche, mi dice, anche sui menu dei ristoranti, eh, dovevano essere tutti in lingua ucraina. Quindi un, uh, una, un approccio molto robusto al, uh, al rafforzamento dell'uso della, della lingua ucraina che ha creato, che ha contribuito a creare ulteriori frizioni. Eh, con, eh, con, i, con i paesi vicini Il, la, la ministra del, dell'istruzione ucraina, una, una delle varie ministre che ci sono delle de varie ministre che sono succeduti in quel periodo, era venuta, l'avevamo portata subito prima della sua nomina ministra. L'avevamo portata proprio nelle valli dadine a vedere le scuole eh, in Alto Adige, a vedere a vedere un po' l'educazione mul multilingue. Eh, 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 e che era che è praticata eh, nelle, nelle valli Ladine. Tra l'altro, io stesso sono andato a vedere quelle scuole e sono, sono rimasto impressa, devo dire, eh, sia dal, dagli, dagli studenti del materiale, ma anche dal, dagli insegnanti del materiale, ma anche dagli studenti che, che si muovevano con disinvoltura da, da una lingua all'altra. Direi che questa è certamente una, una, una strada molto positiva per un percorso di integrazione che sia uh, che sia efficace a livello a livello proprio della della società Ehm um, un altro un altro esempio uh, che mi viene in mente pensando al, all'alto adige è, è la moldova in, in moldova eh, ci siamo impegnati anche dalla moldova abbiamo portato vari visitatori in regione o eh, nella provincia um, in moldova ci sono varie varie situazioni complicate, la, la, la più nota è quella della Transnistria. Ovviamente la Transnistria è anche politicamente molto, molto complessa perché il ruolo dei russi, la presenza anche fisica eh, di ancora di forze russe, depositi di munizioni, eccetera, è una leadership estremamente filorussa, ma ci sono poi altre due comunità. Eh, Uh, che, che sono di fatto autonome, una e è, 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 sono entrambe basate territorialmente, quindi ben riconoscibili. Una è la Gagauzia, uh, uh, che è abitata da, uh, da una popolazione di, una, di madrelingua essenzialmente turca e che però ha ereditato dal periodo sovietico un sistema scolastico russo e quindi, e quindi eh, parlano... Gagauso, che, come dicono una, una forma di dialetto turco, e russo, ma non parlano moldavo. E quindi uno dei risultati che abbiamo avuto lì è stato quello della creazione di una scuola moldava, eh, o in lingua, in lingua rumena, per gli studenti che, continua, che continuano però a parlare il Gagauso e quindi l'istruzione multilingue, simile a quella delle valli ladine. Uh, dove, dove il, eh, la, la lingua rumena è stata introdotta eh, e, e diventerà nel tempo anche la lingua principale, quindi questa è garanzia poi dell'inserimento di queste comunità. Eh, Taraclia, eh, che è più a sud, c'è un percorso analogo, lì la comunità è bulgara eh, ehm, e c'è un, un, un problema simile, eh, ma c'è anche un percorso simile, anche lì si stava cominciando a riflettere su un investimento eh, in, questa, in questa direzione. Un, eh, un ultimo, non voglio dilungarmi troppo, ma un ultimo elemento eh, su cui vorrei soffermarmi un attimo, eh, che anche riguarda eh, l'Alto Adige, specific specificamente Bolzano. È eh, un tema che avevo sviluppato nella fase finale del, eh, della mia, del mio lavoro come alto commissario. Come, come era stato notato, l'alto commissario ha un mandato di prevenzione ai conflitti. Il mio lavoro non era quello di tutelare le minoranze, anche se ovviamente facevo attenzione a, a come venivano gestiti questi, questi dossier e quindi intervenivo con i governi a difesa delle minoranze laddove lo ritenevo necessario, ma, ma il compito era quello di eh, prevenire i conflitti. Eh, e Quindi è uno strumento di conflict prevention molto, molto utile che ho presentato anche all'Unione Africana, poi ho organizzato una serie di eventi a New York per far vedere come eh, le politiche di eh, eh, integrazione delle minoranze possono eh, servire come strumenti molto efficaci di, di prevenzione di conflitti. Ecco, uno dei temi che avevo sviluppato era quello della stop della percezione, perché è un tema molto eh, legato, molto strettamente legato eh, alla, eh, come dire, alla, alla percezione dell'identità eh, dell di, di, di una persona, ma anche di un gruppo. E, e la storia ovviamente è un, è un tema molto delicato, perché mh, lasciamo agli storici ovviamente di discutere sui fatti e su come si sono svolti. Ma poi una, una, una guerra, una battaglia viene vista in maniera diversa da chi l'ha vinta rispetto a chi l'ha persa. E quindi poi un monumento che viene costruito al generale che ha vinto una certa battaglia viene, può venire visto come eh, un brutto ricordo da chi quella battaglia l'ha persa. Quindi ci sono sempre eh, lati diversi della storia eh, e, e lati che vengono vissuti in maniera diversa dalle, dalle persone. E c'è un esempio di questo a Bolzano, del monumento alla vittoria. E, e sappiamo le vicissitudini che ci sono state, la, la, a partire dal nome della piazza, dal tentativo di cambiarlo, il ritorno al nome precedente, uh, ma poi anche le iscrizioni, eccetera, e, e alla fine quella ecco, bellissima iscrizione di uh, Hannah Arendt su, su Nessuno ha il diritto di obbedire. Um, e, e il fatto anche poi di aver creato un percorso uh, espositivo che, che ci riporti un, un pochino indietro e che, e che ponga anche questo, uh, uh, questo monumento in una luce diversa. Uh, dico questo perché uh, nei miei viaggi ho trovato centinaia di casi dove monumenti, statue, nomi di vie, eccetera, diventavano problematici. Uh, un esempio, per esempio in Latvia, a Riga, uh, c'è un'enorme un, un piazza con un, un monumento grandissimo alla vittoria, che è ovviamente un monumento alla vittoria sovietica sui nazisti. Uh, sono andato a vedere questa, questo monumento, ho visto mazzi di fiori che erano stati, non era, era un giorno qualunque, non c'erano celebrazioni particolari. Ma evidentemente i russi che abitano, e questa minoranza russa, che è una minoranza grossa, un quarto della popolazione, che vive in, in Latvia, onorano la memoria dei loro padri, eh, ancora oggi portando fiori, eccetera, questa lotta eh, contro il nazismo, eccetera. Ma invece gli ethnic Latvians eh, non la vedono allo stesso modo, per loro quello è un ricordo... Dell'inizio dell dell'occupazione, dell'inizio della fase sovietica, eh, con deportazioni, con grandi sofferenze alla popolazione, eccetera. Mentre ero lì, c'era un dibattito alla Seima, al Parlamento, su, eh, su, dove alcuni volevano demolire il monumento Dicevano: non, Basta, questi sono ricordi del, del, di un passato che non c'è più, dobbiamo muovere oltre. Basta, creiamo. E io sono intervenuto proprio portando l'esempio di Bolzano e dicendo, guardate che il monumento, cioè voi dovete anche lavorare e tenere presente eh, che, che l'integrazione di questa consistente parte della vostra società di lingua russa è un lavoro a lungo termine, quindi eh, prendere delle misure che immediatamente creeranno una posizion un posizione molto ferma. Uh, non è forse la cosa più saggia da fare. Potete pensare ad altre cose. Uh, potete costruire vicino lì un altro monumento, un altro monumento, un museo sulle sofferenze della uh, Lettonia nel periodo dell'occupazione. Uh, potete fare qualcosa come il, il percorso espositivo e mettere delle iscrizioni che in qualche modo contestualizzino il, il monumento. Ci sono vari modi, ci sono varie pratiche, ci sono esempi Uh, in vari posti su come sono stati gestiti questi, uh, questi uh, uh, monumenti e più in generale lo studio della storia è un uh, anche su questo è un tema che uh, bisog su cui bisognerà continuare a lavorare l'ho visto in Bosnia per esempio dove uh, in un paese relativamente piccolo uh, basta andare in una scuola bosniaca e, e in una scuola uh, di, 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 uh, ser di, di, di uh, serbi della Bosnia Vedrete che l'interpretazione della storia, soprattutto negli anni più recenti, è estremamente diversa. E quindi si pongono i semi per una continuazione eh, delle differenze all'interno del, del paese e, e non per una riconciliazione a termine, per un ricompattamento della società, che è quello che ovviamente verso il quale dovremmo, eh, dovremmo tendere in questa fase, in questo mondo sempre, sempre più diviso. Eh, non ho parlato degli, Ugu, degli uiguri, eh, ovviamente abbiamo visto questa cosa dei cinesi. Ne avevo parlato con, la, eh, con il presidente del Kazakhstan, perché molte delle comunità ugu, uh, uh, uigure del, del, del Kazakhstan, molti esponenti erano andati in Cina ed erano stati poi in qualche modo internati, catturati, eccetera. E, e, ovviamente, con la Cina non è facile trattare per nessuno, uh, ma è una questione di cui è importante continuare a parlare, una, una come molte. Purtroppo. Eh, non ci sono strumenti internazionali per poter intervenire eh, a, a loro favore, così come ci sono in Europa, eh, come l'Alto Commissario, eccetera. Quindi, lì sono più le Nazioni Unite, è una questione di diritti umani, e eh, eh, più in generale, quindi, seguendo eh, eh, le iniziative, ponendo le iniziative sui binari di su, su un, percorso, un percorso internazionale eh, attraverso le Nazioni Unite. E in qualche modo la Cina ha interesse comunque a sviluppare i suoi rapporti commerciali. C'è stata una visibile penetrazione eh, negli ultimi anni in tutta l'Asia centrale e quindi è importante che questi paesi tengano sull'agenda anche la questione del trattamento degli, degli Uguri in Cina. Grazie, ce l'abbiamo fatta. Senza videocamera è andata molto meglio. Uh, continuiamo il nostro viaggio dal da Kosovo all'Ucraina, da Cina, Paesi Baltici, Moldova, adesso in Israele, uh, presento uh, la nostra uh, prossima relatrice che è la dottoressa Marta Censi che rappresenta un po' la vita delle associazioni, delle NGO, eh, rappresenta un'antenna una Antenna CIPMO, c'è cioè qua in Alto Adige, c'è cioè adesso un'associazione che si chiama Antenna, era una sede staccata del CIPMO, il Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, e questa, questa associazione ha portato tantissime delegazioni dall'Israele, delegazioni miste. Eh, tu hai sempre collaborato più di dieci anni per questa associazione. Quasi venti. Quasi 20. Eh, Credo cinque o sei delegazioni sono venute in Alto Adige, due alto delegazioni alto sono andate in Israele. E ti chiedo adesso di spiegare un po' come è nato questo progetto, e come, come si va avanti, perché la situazione è completamente diversa e forse non è neanche paragonabile. Bene, buonasera a tutti. Eh, permettetemi di ringraziare i promotori e gli organizzatori di questo convegno, in particolare Gwinter Rauz per questo invito. In questo, diciamo, panel e convegno in generale di, di accademici e di prestigiosi rappresentanti istituzionali, come abbiamo appena sentito, io appunto rappresento la voce della società civile, del terzo settore. E vorrei proprio partire appunto dal, dal titolo di questa sessione per portare alla vostra attenzione eh, un progetto che testimonia come il modello della vostra autonomia abbia rappresentato un'esperienza di grande rilevanza da studiare, certamente da non applicare come un pacchetto precostituito, ma da cui trarre importanti spunti. Eh, il case study si, si intitola Se la Galilea guarda il suttirolo. Ed è un progetto che è iniziato nell'ormai lontano 2006 che ha portato fino ad oggi alla realizzazione appunto di quattro study visits di delegazioni paritetiche di ebrei arabi israeliani qui a Bolzano e di due missioni di ritorno invece di delegati altatesini in Israele. Un viaggio loro alla ricerca di modelli di società condivisa. Quindi hanno scelto la vostra provincia, ne hanno studiato lo Statuto di Autonomia, le vostre istituzioni pubbliche e la società civile. Questo progetto è nato nel, nel 2006 ehm, ed è stato promosso dal Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, un ente internazionalistico di Milano, riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri, che per 30 anni ha lavorato per creare canali di dialogo tra israeliani, palestinesi e arabi con un approccio di equivicinanza. E si è occupato altresì anche di, eh, di minoranze, di tutela delle minoranze, diciamo di dialogo interreligioso e di intercultura. Ora, nel 2006 l'allora presidente Yaniki Cingoli, profondo conoscitore delle realtà israeliana e palestinese, decide di promuovere una riflessione all'interno dello Stato di Israele, proprio nel rapporto tra maggioranza e minoranza. Ora, di, che qua, di quale realtà stiamo parlando? Credo che sia necessario spendere due parole. Chi sono gli arabi israeliani? Sono i discendenti di coloro che decisero di rimanere entro i confini dello Stato di Israele al momento della sua fondazione nel 1948. Quindi non bisogna assolutamente eh, come dire, paragonarli ai palestinesi che vivono a Gerusalemme Est, in Cisgiordania o a Gaza. Godono proprio di uno status differente. Sono cittadini israeliani, ma esiste una diseguaglianza de facto. Vivono una disparità di trattamento rispetto alla maggioranza ebraica che crea delle diseguaglianze e questo è veramente un nodo tutt'oggi irrisolto della società israeliana. Dove sono queste diseguaglianze? Nei campi dell'istruzione, per esempio, nel diritto alla proprietà privata e all'edilizia abitativa. Nei trasporti, nella, nelle opportunità di lavoro, nell'accesso ai servizi pubblici e naturalmente nella rappresentanza politica e neanche, nel, neanche nell'impossibilità di, di utilizzare propri simboli. Ora, questa situazione crea chiaramente delle frustrazioni in una parte della popolazione che è il 21% della popolazione israeliana, cioè su 9 milioni di abitanti il 21% sono arabi israeliani, quindi come capite sono una percentuale molto elevata. E una delle ragioni principali di questo divario tra cittadini arabi ed ebrei è una allocazione ineguale delle risorse statali. La maggior parte delle famiglie povere in Israele sono arabe. Le municipalità, le municipalità arabe sono più povere e dove il tasso di disoccupazione è anche più elevato e anche l'abbandono scolastico. Esiste poi anche un tema di immigrazione, nel senso che la popolazione ehm, diciamo araba, è cresciuta più di otto volte nel corso di questi 70 anni, ma le percentuali sono rimaste praticamente simili per una politica di immigrazione in Israele del tutto specifica. Qualcuno avrà sentito parlare della legge del ritorno. Eh, ogni persona ebrea che si trova nel mondo. Può tornare in Israele ed ottenere la cittadinanza in maniera immediata e queste alià, come si chiamano appunto in lingua ebraica, sono state molto numerose negli anni, soprattutto anche dopo eh, il crollo del blocco sovietico, appunto sono arrivate in Israele molti ebrei russi, e quindi insomma la percentuale si mantiene sempre tale. Um, quindi oltre alla diseguaglianza de facto esiste anche un mancato riconoscimento collettivo come minoranza, pur essendo una componente indigena preesistente alla nascita stessa dello Stato di Israele. Quindi sono di fatto una minoranza etnica, eh, linguistica, culturale, religiosa, ma non riconosciuta. Ora, pensare che potesse esserci un nesso tra i gruppi linguistici dell'Alto Adige e eh, la minoranza araba in Israele forse insomma richiedeva una certa fantasia, ma Iannichi Cingoli l'aveva e, e aveva anche molte appunto, mh, una grande conoscenza del territorio, quindi lui pensa al modello dell'Alto Adige appunto come, come esperienza da mettere a conoscenza, la porta in Israele, Devo dire che eh, quando ho detto vent'anni fa, nel 2006 ero io stessa presente al primo incontro in un kibbutz in Galilea con un rappresentante di un'ONG congiunta eh, a cui parliamo di questo progetto. Bene, la prima missione poi si è realizzata due anni dopo e mh, arriva proprio da loro la richiesta di studiare e di approfondire l'esperienza della minoranza tedesca alla quale sono riconosciuti oltre, in base all'articolo 6 della Costituzione italiana e al successivo accordo De Gasperi-Gruber, oltre ai diritti individuali di, di, di cittadinanza, anche speciali diritti positivi. Eh, Cipo arriva a Bolzano e Iannichi Cingoli conosce Alberto Stenico, allora presidente della Lega COP Bund, che lo introduce a una serie di interlocutori locali, quindi sia a livello istituzionale, Um, a livello di, di accademici, naturalmente con Eura, che di corpi intermedi. Accolgono tutti con favore questo progetto, onorati di sapere che insomma, la provincia fosse capace di animare un dibattito così di grande interesse, particolarmente se questo interesse arriva da un paese così carico di simboli come Israele. Quindi le quattro stadi visit si realizzeranno nel 2008, 2010, 2018 e 2019. Sostenute dalla Provincia Autonoma di Bolzano, dalla Fondazione Cassa di Risparmio e dalla Lega Provinciale delle Cooperative, in collaborazione naturalmente con Eurac, con la vostra università libera Università di Bolzano e anche con la Camera di Commercio. In totale sono arrivati più di 60 delegati in queste missioni. E come ho detto appunto erano missioni paritetiche, quindi sempre costruite 50-50. E chi erano i componenti di queste missioni? Allora innanzitutto rappresentanti istituzionali. Partimmo con due sindaci, uno di una cittadina araba e uno ebraico, fino ad arrivare addirittura a due membri della Knesset, il Parlamento israeliano, nella missione del 2018. Poi c'erano alcuni tra i più importanti accademici ed esperti in Israele degli studi maggioranza e minoranza, in particolare giuristi ma anche politologi, sociologi, economisti, geografi, giornalisti perché chiaramente anche il tema dei mass media è molto importante e sentito in Israele, dirigenti di ONG e di, di, di vari attivisti della società civile che ogni giorno lavorano appunto sul tema della creazione di una... Di una società condivisa e di una reale implementazione dell'uguaglianza, poi imprenditori, in particolare nel settore dell'high-tech e del turismo. E eh, nella missione del 2019, in particolare dirigenti del Ministero della Pubblica Istruzione, quindi una missione specifica sulla scuola. Ehm, queste missioni in che cosa consistevano concretamente? Innanzitutto dal lato un, delle, una fitta agenda di incontri. Eh, con rappresentanti locali su tanti specifici temi. Si è parlato del contesto storico, quindi come è nato il modello, come si è sviluppato i suoi attuali dilemmi. Hanno conosciuto il vostro modello, soprattutto grazie agli studiosi di EURAC che sono entrati profondamente nel merito di tutti gli aspetti politici, economici, sociali, le relazioni e le, le criticità tra le due comunità. Quindi, quella tedesca e ladina e quella italiana, la proporzionale etnica e la sua applicazione nel pubblico impiego, il bilinguismo nei rapporti con la pubblica amministrazione e la giustizia, la gestione del territorio, il marchio Brand su Tirolo, che è stato un tema di grande interesse, la situazione anche della minoranza ladina con delle visite nelle valli. Um, vi mostrerò appunto tra poco qualche fotografia giusto per dare un po' di concretezza a quanto detto um, mi, mi preme um, precisare che um, durante appunto queste, queste missioni c'erano sempre anche dei momenti interni di lavoro da parte dei nostri delegati nel senso che eh, incontrarsi e lavorare a Bolzano ha permesso a loro di prendere le distanze dalla realtà quotidiana e anche di stabilire delle relazioni umane perché è inutile negare che insomma tante volte la storia e i progressi si fanno proprio grazie all'incontro delle persone quindi lavorare insieme qui per continuare poi a lavorare una volta tornati in Israele abbiamo sempre organizzato anche incontri pubblici per permettere alla cittadinanza a quei locali di Bolzano di conoscere questa esperienza e eh, le conferenze stampe, le rassegne stampa di, di questo progetto raccontano anche di un grande interesse della stampa locale, sia italiana che tedesca, ma anche di quella nazionale, perché comunque la prestigiosa rivista di geopolitica Limes dedicò proprio un articolo una, a, a questo raffronto. Eh, uscirono varie editoriali sul Corriere della Sera, e ricordo in particolare nella missione del 2018. Otto e mezzo dedicò proprio il punto di Paolo Pagliaro alla nostra missione che era in corso in quel periodo. Il Ministero degli Affari Esteri italiano e anche l'ambasciata italiana in Israele sono sempre stati al corrente di tutte queste missioni e dei vari dossier che sono stati pubblicati dopo. I delegati hanno gettato le basi per numerose iniziative da implementare. Dico da implementare nel senso che queste relazioni... Si sono solo, diciamo, momentaneamente congelate a causa della pandemia e dell'impossibilità, insomma, di continuare queste visite di studio, però i contatti sono tuttora aperti con l'idea appunto di realizzare una piattaforma di dialogo proprio tra Israele e l'Alto Adige per scambio di, di best practices e mh, la creazione anche di una joint venture per incentivare il turismo e la cooperazione tra poli industriali, scambi di studenti e il proseguo di iniziative di studio. Ora, in questi anni, come diceva giustamente Günter Rautz, e, e vado verso la conclusione, sono cambiate tante cose. Eh, vi do giusto due notizie. In Israele sono cambiate tante cose. Abbiamo cominciato nel 2006 e nel 2015 la minoranza araba è riuscita ad essere protagonista in maniera significativa all'interno del, del parlamento israeliano, con addirittura 13 deputati su 120. Cioè, tenete conto che non c'è una rappresentanza politica proporzionale. Quindi, dire 13 deputati su 120 sembra. Quasi una follia, pensando che sono il 20% della popolazione, però fu un passaggio molto importante. Un altro che è importante ricordare, nel 2015 venne varato un piano. Mm, si chiama Piano 922, distanziamento di fondi per il miglioramento della condizione delle città arabe israeliane con 4 miliardi di euro. Naturalmente, come tutti i piani, e voi ce lo insegnate, necessitano di tanti anni per essere implementati, però esistono proprio delle, delle commissioni congiunte tra i sindaci eh, delle cittadine arabe israeliane e il governo centrale. L'ultima, l'attualità ci dice che nel governo entrato in carica nel giugno del 2021, per la prima volta nella storia dello Stato di Israele, la lista araba unita è entrata al governo e quindi chiaramente il tema della, della minoranza è stato portato insomma, nel, nel giusto eh, scenario. Qui a Bolzano, nel corso di tutti questi anni, si è appunto costituita antenna CIPMO. Quindi, questo per dirvi che se il progetto è nato a Milano. Eh, per dare continuità a tutte le iniziative realizzate in questi anni a un certo punto si sente l'esigenza di creare un'associazione qui locale che potesse mh, diciamo, rendere meno episodica eh, questo tipo di progettazione e potesse anche creare delle sinergie tra i soggetti del territorio. Quindi si porta in eredità la storia di Cipmo ma... Insomma, con il grande patrimonio dei, dei suoi soci fondatori che sono tutti presenti in questa sala. Ora mh, mi, vi rubo giusto due minuti per mostrarvi qualche foto che credo sia molto indicativa. Insomma, per, per raccontare. Sono già qui. Ehm. Allora, ehm, giusto per farvi vedere, i livelli di interlocuzione sono stati altissimi, come vedete qui siamo con eh, il sindaco Spagnoli, quindi risaliamo alla missione del, del 2008 e siamo nella, appunto nella sede del, del, del comune di Bolzano, quindi eh, ci accolsero appunto a alti livelli. Qui ehm, con il presidente eh, del consiglio, della provincia autonoma di Bolzano, dello Sbarba, giusto, spero di non sbagliare. Ecco qui con il presidente Durvalder. Questa fu una delegazione nel 2010 costituita da 30 delegati, come vedete è molto, insomma, molto corposa e questo appunto è un altro momento presso, presso le vostre sedi, tenete conto che insomma abbiamo incontrato veramente tutti i livelli della società qui locale, cioè sia eh, il comune che è appunto chiaramente la provincia autonoma ma, mh, ma anche appunto vari rappresentanti del mondo dell'imprenditoria, qui siamo proprio in questa casa no? Eh, nella sede di Eurac dove si sono concentrati sempre momenti appunto di studio eh, sul modello dell'autonomia. Questo è un esempio di quando vi dicevo, ehm, le, le agende prevedevano anche sempre dei momenti di, di, di lavoro interno, anche a gruppi, che noi abbiamo osservato anche un po', insomma, in qualche modo da lontano, lasciandoli, lasciandoli lavorare tra loro. Eh, come vi dicevo, ci sono state due missioni di ritorno, di cui la prima nel 2013 è stata proprio una missione istituzionale. Il presidente Dunwalder eh, visitò eh, qui eh, con il sindaco di Haifa e qui invece con il sindaco di Nazareth con cui venne proprio eh, siglato un protocollo d'intesa. Eh, quella fu proprio una missione istituzionale. Mi piace molto mostrare questa foto perché tante persone di questa foto sono qui. Eh, quello che vedete alle spalle è la Knesset, è, il, è il, um, appunto il Parlamento israeliano e questa fu una delegazione che nel gennaio del 2018 andò in Israele proprio per preparare la missione poi del novembre 2018. Riconoscete allora da sinistra, ve lo dico io, Yaniki Cingoli, presidente di Cipmo, poi Francesco Palermo, eh, Federico Giudice Andrea che allora era um, presidente del, di Asso Imprenditori, e di tante, con tante altre cariche, ma insomma la sua presenza è stata molto importante per eh, tutti i rapporti economici, anche con i poli tecnologici, perché insomma il tema dell'high tech e del turismo sono molto importanti. Il nostro Presidente di Antenna Alberto Stenico al centro, eh, Nicolò Silec a fianco e il nostro Sergio Costantin che è qui da appunto di Eurac. Um, ecco, dato che pensavo appunto alla presenza del, de, del vostro presidente compacer, ho diciamo, raccolto un po' di foto che mi sembrava carino mostrare proprio per, per la sua presenza, ma insomma, glielo racconterete. Questo era proprio un momento in cui lui spiegò il modello dell'autonomia alla delegazione del 2018 e questa fu una conferenza stampa finale. Mi, mi piace mh, giusto raccontarvi la storia di questa persona che sta alla destra del... Di, de, del vostro presidente Youssef Jabarin, perché lui proprio partecipò alla prima missione del 2008 come ricercatore, come accademico. Lui è un giurista un, con un dottorato di ricerca, venne poi negli anni qui all'EURAC proprio a studiare e a eh, partecipare alle vostre summer school. E dopo si è candidata in politica ed è entrata appunto in uno dei partiti arabi. E allora era in Parlamento alla Knesset come, e arrivò come capodelegazione. Quindi insomma, questo per dire che è stato fatto un lavoro importante con interlocutori importanti. Questo quando Francesco Palermo ehm, insomma ehm, spiegò appunto il, il, lo statuto sempre appunto durante la delegazione. E, questo è un incontro con, con il sindaco di allora. Idem anche qui siamo in consiglio comunale. E qui vi ho portato degli esempi, nel senso che eh, ci furono proprio incontri in quella missione anche con i sindacati con l'Università di Bolzano e poi una visita molto importante al Noitec Park, con incontro con, con tante start-up. Eh, come vedete, questo è un esempio appunto di incontro con una delle start-up presenti al parco tecnologico. Ecco, questi eh, furono due momenti particolarmente importanti perché qui si parlò del brand su Tirolo che è stato veramente un tema di grandissimo interesse per loro. Cioè tenete conto che eh, in Galilea, dove vive la maggior parte degli arabi israeliani, c'è tutto il turismo legato chiaramente al discorso della Terra Santa. E, L'idea, insomma, è quella di poter copiare diciamo così anche questo brand e legarlo insomma anche a tutto un tema eventualmente il turismo religioso. Eh, mi piaceva concludere con questa stessa sala, perché dove ci troviamo noi in questo momento si tenne appunto una conferenza pubblica, come vi dicevo che eh, aveva come titolo, credo molto evocativo, appunto diciamo, traduciamo suggestioni, insomma, per, una, per società condivise, ancora qui ritroviamo il nostro Francesco Palermo, che fu il moderatore, e Giuseppe Jabarina, appunto, ehm, Ehm, come relatori, i due all'esterno mi piace ricordarlo: sono due importantissimi giornalisti israeliani. Quella a sinistra lavora per Areet, che è come dire diciamo il Corriere della Sera italiano, ma è il corrispondente dai territori palestinesi ed è un arabo israeliano. E quella a destra invece Ransinger lavora per la radio nazionale. quindi insomma Concludo queste foto com, come dire, con un ritorno a questa sala e a questo momento. Grazie. Grazie, Marta. Penso proprio dopo due giorni di dibattito, questi, queste foto, queste immagini si avvivano proprio perché dà un po' di vita su, su quello che si, si discute. Eh, vedo che c'è anche la dottoressa Spergsa, eh, per quello devo dire è una collaborazione con voi, però per esempio con i tibetani in esilio che ha iniziato 25 anni fa e proprio eh, voluto dal ex presidente Duanvalda questi programmi che ha anche finanziato tramite l'ufficio eh, della, della dottoressa Spergsa. E abbiamo fatto tantissime cose con i tibetani, con voi, altre delegazioni e il nuovo presidente ha continua questo, questa politica che è molto importante anche strategicamente per, per noi, per l'Alto Adice, perché se si confonde un po' la, la, le informazioni che il mondo sa cosa succede in Alto Adice, la storia dell'Alto Adice, questo è importante anche per assicurare la nostra... Und jetzt lieber Roland oder Elisabeth, ich weiß nicht, wer zuerst anfängt. Danke, danke Günther. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, nachdem sich gestern und heute äh, hervorragende Expertinnen aus verschiedenen Fachgebieten, aus der Jurisprudenz, der Volkswirtschaft, der Friedensforschung, äh, der Sprachforschung hier zu Wort gemeldet haben, darf ich nun als biologe nicht ein schlusswort oder ein nachwort sondern nur einen abschiedskurs sprechen für mich kann ich sagen ich habe viel gelernt hoffentlich auch das richtige zum beispiel dass südtirol anders als bosnien oder zypern von einer dissoziativen autonomie zu einem assoziativen modell vielleicht nicht geworden aber auf dem weg Dorthin ist und dass die zwei Kometen, die da aufeinander zugerast sind, im letzten Moment aus der Bahn geworfen wurden. Dann habe ich gelernt, dass der Staat versucht, sich Kompetenzen anzueignen, gegen die man über Durchführungsbestimmungen und Verhandlungen zu Gesetzesänderungen kommen kann. Das ist jetzt vielleicht sehr biologisch ausgedrückt. Aber dass man zwischen Stato d'eccezione und Stato d'emergenza unterscheiden muss und dass es eine Uscita legale dai vincoli legali gibt, dass aber dieser Weg disciplinato dal diritto sein muss. Für mich ein interessanter Ansatz, denn die Gesetze, die meine Welt regieren, sind, so vermuten wir, 13,8 Milliarden Jahre alt und unverändert. Und sie gelten höchstwahrscheinlich auch in anderen Galaxien. Ja, bitte, Sie müssen das jetzt als Triggerwarnung auffassen. Heute geht auch die Außerhalb-Konferenz zu Ende. Die hat vorgestern in diesem Raum begonnen und da fiel ein Satz, den ich in anderer Form zum Beispiel als Äußerung tiefer Frustration auch hier bei Josef Marco zu vernehmen glaubte. Das lautet so: The Party is Over. Der westliche Lebensstil, den einige von uns für natürlich oder Gott gegeben halten äh, und dem viele Entwicklungsländer folgen oder immer noch nacheifern, ist nicht haltbar. Wir sagen denen jetzt, den armen, aber bevölkerungsreichen Ländern, bitte macht das nicht so wie wir und wir werden jetzt grün und nachhaltig äh, und ihr bitte, ihr bitte auch und zwar sofort. Denn sonst geht sich das alles nicht mehr aus. Und deshalb verpacke ich den Abschiedsgruß in eine Frage. Und die einzige Person, die unter Einhaltung der Tagesordnung darauf reagieren könnte, ist Elisabeth Alba. Ich habe sie nicht vorinformiert. Wenn ich die Autonomie mit der Neutralität vergleiche, die für Schweden 200 Jahre lang wunderbar funktioniert hat, das war ein Erfolgsmodell, bis sich die Meinung eines einzelnen Menschen geändert hat, dann stellt sich für mich die ultimative Frage, was ist der Beitrag der Autonomie gegen Klimawandel, Artensterben und die Überschreitung sämtlicher planetarer Grenzen? Meine Vermutung ist, A, Sie ist nicht hinderlich, sondern B, hilfreich, wenn sie für soziale Gerechtigkeit sorgt. Aber es könnte vielleicht sogar das Thema einer ganzen Veranstaltung sein. Nun, während Sie darüber nachdenken und vielleicht auch über die Legitimität meiner Frage, möchte ich mich bei allen Referentinnen und Referenten von heute und gestern bei den Moderatorinnen, den Organisatorinnen, bei allen Fragenden und Antwortenden und bei allen Onstage und Backstage ganz, ganz herzlich bedanken. Die Veranstaltung war für mich ein Lehrstück, das ich mir und allen Bewohnerinnen dieses Landes wünsche und zwar öfter, nicht nur alle 50 Jahre. Ja, und das letzte Wort hat Elisabeth. Ja, vielen Dank auch für die Frage, die sich natürlich sehr leicht in zwei Minuten beantworten lässt. <laughs> Auf jeden Fall ist sie legitim. Ich würde aber sagen, dass man dann den Autonomiebegriff noch mal weiter ausdehnen müsste und noch viel mehr Subdisziplinen der Sozialwissenschaften mit hereinnehmen muss einerseits natürlich und andererseits um eine konkrete Sagen wir mal so, Antwort zu versuchen, würde ich sagen, dass der Weg hin zum assoziativen Modell auch eine Antwort sein könnte, wie wir die großen Herausforderungen gemeinsam eben angehen können. Und dieser Weg, vielleicht, ist auch schon ein bisschen ganz konkret, auch indirekt vorgegeben, nachdem wir eben heute erfahren haben, dass die Durchführungsbestimmung <laughs> zur zu den äh, Sprachen die Lex anti auf dem weg ist, das heißt dann auch dass unter anderem äh, wie es aus einigen studien hervorgeht ein bisschen auch wieder auf äh, Wind gegeben wird der reellen mehrsprachigkeit der gelebten ja äh, in Südtirol auch durch dieses Instrument, das ja jetzt auf den weg gebracht wird diese, äh, diese Neuerung ähm, ich, ich schwinge jetzt aber keine Reden und ich habe keine Antwort auf die große Frage. Ich habe mir nur gedacht, nach dem Prinzip, welches Gabriel von Dogenborg zuvor eingeführt hat, das sind immer drei Punkte, habe ich mir gedacht, welches wären denn die drei Wörter, die vielleicht die Inhalte dieser zwei Tage ein bisschen repräsentieren, ein bisschen ja, wiedergeben könnten unter anderem auch aus interdisziplinärer Sicht. Ich würde mal sagen, wir haben oft gesprochen von einer Fiktion, also dass der theoretische Unterbau eine Fiktion ist, weil die Realität anders ist. Und deswegen ist ein anderes Wort sicherlich die Flexibilität. Und wir haben die verschiedensten Instrumente gesehen, die zur Flexibilität beitragen, entweder aus Innensicht oder aus Außensicht, Beziehungen, national, überregional, international. Und das dritte Wort, um auch wieder mit demselben Buchstaben abzuschließen, ist auch schon gefallen in einem Vortrag heute, wäre dann eben die Frage nach der Fitness der Autonomie. Also Fiktion einerseits, Flexibilität andererseits und äh, die Fitness äh, der Autonomie, die wir natürlich dann äh, gemeinsam ähm, organisch, äh, äh, die muss organisch wachsen und wir sollen sie gemeinsam leben in dem Sinne. Ähm, ich darf nun aber trotzdem, auch wenn schon viele Dankesworte gefallen sind, möchte ich nun trotzdem auch äh, im Namen der... Südtiroler Gesellschaft für Politikwissenschaft und den Namen aller, die hier mitgewirkt haben an der Organisation dieser Tagung, nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank sagen allen Referentinnen und Referenten für die hervorragenden Vorträge, in denen eben verschiedenste Disziplinen miteinander in Dialog gekommen sind und nicht nur für die Vorträge und für die Zeit, die sie aufgebracht haben, entweder hier in den Raum an eurer Research zu kommen oder online zugeschaltet zu sein. Ich danke auch im Namen aller für die Verschriftlichung der Beiträge. In Kürze wird Politika das Jahrbuch erscheinen und wir hoffen, dass dann bei weiteren Jubiläen diese Beiträge auch wesentlich ins Positive noch nachjustiert werden können. Und ähm, ein ganz herzliches Dankeschön natürlich denjenigen, die das Ganze organisiert haben und mitgeholfen haben. Stellvertretend möchte ich äh, Theresia Morandel danken. Sie hat das Ganze koordiniert. Also Theresia hat das Ganze natürlich koordiniert, darauf pocht sie auch selbst, denn natürlich hinter der Koordination äh, für diese Tagung die ganze Organisation stützt sich natürlich auf mehreren ähm, Schultern. Also Dankeschön den Technikerinnen und Technikern, Dankeschön den Übersetzerinnen und Übersetzern, Dankeschön äh, der wissenschaftlichen Kommunikation. Und äh, zu guter Letzt auch nochmal ein Dankeschön äh, allen Kolleginnen und Kollegen der Institute, die mitgewirkt haben und dem Center. Und ein Hinweis, dass unter anderem unsere Webinarreihe äh, zur Südtirol-Autonomie auch fortgeführt wird. Es haben schon sehr viele Webinare stattgefunden. Die nächsten werden stattfinden am 1. Juni ähm, zu Paradiplomatie, Minderheiten äh, und eben die Beziehungen, da schauen wir auch ein bisschen hinaus, schauen in die baltischen Staaten, schauen aber auch ins Baskenland, nach Rumänien, Katalonien. Ein anderes wird am 22. Juni stattfinden zu Autonomie und Justizwesen. Dann geht die Webinarreihe in die Sommerpause und wird im September wieder beginnen mit Themen unter anderem der Volkszählung des Proports des Gesundheitswesens, Migration und Minderheiten und Autonomie und politische Parteien. Mit diesen schließe ich ab und danke nochmal allen, die mitgewirkt haben und herzlichen Dank für diese, für diese Diskussion in diesen beiden Tagen.